Buonasera dal Castellani di Empoli. Metti in campo il cuore la Nazionale Cantanti questa sera contro i campioni del cuore Shalom. Ci facciamo raccontare la partita questa sera, quindi diamo subito la linea a Riccardo Trevisani e Ciccio Graziani. Buonasera Benedetta, buonasera a tutti, squadre che stanno per arrivare in campo, eccoci qui, buonasera a tutti, buonasera Ciccio e buona partita e buon divertimento. Ciao Ricky, buon divertimento a tutti. Fondamentale per un discorso soprattutto di solidarietà, mettiamo in campo il cuore per la pace, per l'Ucraina, perché finisca questa guerra e per aiutare chi questa guerra la sta subendo. Entrano in campo agli ordini dell'arbitro Michael Fabbri di Ravenna, la nazionale dei cantanti contro la selezione proprio dell'organizzazione Shalom di campioni del cuore con nomi altisonanti che sono sia della nazionale cantanti, qui ne vedete uno, Riccardo Fogli, vincitore 40 anni fa del Festival di Sanremo, e nomi di ex giocatori mischiati a personaggi del mondo dello spettacolo. Ne hai viste tante, Ciccio, in vita tua? Sì. E quindi ci divertiremo perché sai già di cosa stiamo parlando. Assolutamente sì, l'aspetto primario è che anche attraverso queste manifestazioni sportive si possa far raggiungere quel traguardo di pace che è nell'animo e nel cuore di tutti quanti noi. Ci divertiremo perché il calcio comunque diverte a prescindere, vedremo delle belle azioni da una parte e dall'altra. Ho l'impressione che la formazione di Shalom potrebbe avere un pochino la meglio, visto alcuni nomi altisonanti che ci sono dentro questa squadra. Aspetta che c'è l'inno. L'inno di Mameli cantato anche dal direttore di gara, che è una cosa che non si vede spesso, davanti ai 10.000 del Castellani, circa 10.000 spettatori per questa manifestazione con le squadre che stanno arrivando e che sono pronte adesso a salutarsi prima dell'inizio di questa partita. Come detto, Fabbri di Ravenna, con lui Martini e Casadio anche di Ravenna, il quarto uomo è Samaritani. Non c'è il VAR, Ciccio, così evitiamo discussioni, evitiamo polemiche, esatto. E non che della domenica e del lunedì a parlare anche di quello che succede. E visto l'aspetto climatico, devo dire che insomma ci avvantaggiamo anche nel tempo. Non c'è dubbio, e facciamo anche complimenti a chi è arrivato allo stadio, perché comunque la temperatura, la pioggia, insomma, non sono state amiche della giornata. Vediamo allora la formazione con la Shalom, campione del cuore, in porta con Frey, maglia numero 1, Michelon, maglia numero 2, Baglioni, maglia numero 3, Dario Danelli, il capitano, lo ricorderete, come difensore, con lui Nicolas Burdisso, c'è Antonino Boucher che è stato grande qui a Empoli, sia difensore che centrocampista, con Carmine Esposito e con Parrini. Poi gioca Ballotta insieme a Luca Lotti, l'ex ministro del governo Gentiloni, con Elena Mannucci davanti, giocatrice della Pistoiese, ma ragazza che si dà da fare anche con questioni legate alla moda e anche fuori dal campo, insomma ragazza con molti molti interessi, ma che si farà valere sul terreno di gioco con la Shalom contro Stefano Sorrentino, che è il portiere nazionale cantanti, con Riccardo Fogli, Busto, Baldo Pantani e Bugo in difesa, Bernabei, Gil Rocca, LDA in mezzo al campo, Enrico Ruggeri trequartista e maglia numero 10, Vito Sciadè e Moreno, che sono sicuramente un bel reparto per quello che riguarda la nazionale cantanti, che forse nelle altre zone che un pochino pecca. Soprattutto Moreno è bravo, veloce, rapido, è il prototipo del calciatore moderno in questo momento all'interno di quella squadra, quindi devono stare molto attenti.
foto di rito tutti insieme con anche Zdeněk Zeman sulla panchina insieme a Sandro Giacobbe e Moreno Roggi, allenatore e anche organizzatore di questa serata. Le squadre si vanno a sistemare con le panchine e sulle panchine, e si vanno invece a disporre gli 11 che giocheranno in campo. È chiaro che il discorso legato al risultato è l'ultimo aspetto in una serata come questa, però poi Ciccio, hai giocato prima e dopo e nessuno vuole perdere mai. Poi una volta che c'è il fischio d'inizio si spegne. E poi si va alla ricerca di non solo del divertimento ma anche della vittoria, naturalmente, perché poi primeggiare fa sempre piacere a tutti, quindi nessuno vuole perdere, nessuno vuole però fare sono convinto che sono due squadre che si equivalgono in alcuni aspetti, e ho l'impressione che vedremo delle belle azioni, del bel gioco e soprattutto anche tanti gol, che poi sono il succo di una partita, il gol, no? Non c'è alcun dubbio. Nel corso della partita avremo anche le interviste con Benedetta Radaelli, che avete già visto a bordo campo. Avremo anche qualcuno che salirà fin qui, coraggiosamente, in postazione, per cui ci sarà tempo e modo anche di sentire i pareri di chi è stato in campo, di chi in campo andrà durante la partita. Una sorta di intervista live durante il match, che è una cosa che ancora non accade nel calcio, ma forse vedremo Potrebbe presto anche succedere. E allora la banda esce dal campo dopo aver suonato anche l'inno di Mameli, e le squadre sono pronte: maglia blu, pantaloncini bianchi, amici, e calzettoni blu, come quasi sempre, sorpresa, come la tradizione, la nazionale cantante, la e contro invece la formazione Shalom, maglia signori, gialla bordata di blu. C'è anche Dolce Nera che darà il fischio d'inizio, e con lei il fondatore in questa partita, Shalom, Don Andrea. Sono pronti, comunque vedo che scalpitano i calciatori in campo, hanno voglia di cominciare. Tutti vogliono cominciare, anche perché guarda la braccia di Moreno con Sebastian Frey, guarda. Questo momento il nipote. Eccolo qua. Frey abbraccia Moreno. Abbiamo visto anche invece l'inquadratura per Sandro Giacobbe sulla panchina della nazionale cantanti. Frey va a prendere il suo posto tra i pali, mentre Dolce Nera darà il fischio d'inizio sulle note di una delle sue canzoni diffuse in tutto lo stadio Carlo Castellani. Qui Ruggero parla con Moreno, Ruggeri parla con Moreno prima del fischio d'inizio. È bello questo siparietto, vedi, Ruggeri sta dicendo: mi raccomando, non alla prima ma alla seconda finta di la palla, eh. Lui che fa Ruggeri che fa il trequartista classico, no? Proprio il numero 10. Sì, sì, esatto. Guai a levargli, tanto mobile, Ciccio. Vai a levargli la 10 a Ruggeri. Da sempre leader della nazionale cantanti. Sotto la pioggia. La Dolce Nera è pronta, aspettando il fischio di Fabri a far rotolare il pallone. Noi ci vediamo a casa, cantava Dolce Nera, in questo momento invece si vede in campo ed è pronta, esatto, a far partire il pallone. È pronto anche Fabri, siamo in attesa, con il fischietto praticamente in bocca, lo regolare sistemato. Sono curioso di vedere Ballotta centravanti, devo essere sincero. Ecco la Dolce Nera che passa la palla ad Elena Mannucci, e allora comincia Shalom in possesso di palla. Per gli amici di Shalom, e comincia il match con Dolce Nera che lascia il campo, e credo che poi verrà ridato il calcio d'inizio sempre dalla formazione di Shalom, ma in maniera praticamente ufficiale, e quindi anche il cronometro che partirà in questo momento. Questa è la coppa, il trofeo, che verrà coppa assegnata. Sì, molto bella. Sul pallone c'è Baglioni insieme proprio a Marco Ballotta, che ha fatto il portiere tutta la vita, poi ha smesso e si è messo a fare l'attaccante. Adesso si diverte a fare gol ai portieri, una volta li prendeva, adesso li vuole fare. Si parte con Ballotta e con Baglioni che girano il pallone indietro per la formazione di Shalom, come detto, in maglia gialla, che ha cominciato e perso già la prima palla recuperata da Gil Rocca in mezzo al campo. Riccardo Fogli gioca anche lui il suo primo pallone,
da capitano della nazionale cantanti, gioca terzino destro, maglia numero 2. Non è certamente tra i più giovani in campo, ma sicuramente tra i più popolari. Qui pallone giocato verticale per Shadé che non arriva. Recupera la Shalom, tutto con l'esterno il lavoro di Antonino Boucher. Oggi fa la mezzala, cosa che ha fatto anche nel finale della sua carriera. È stato terzino destro, terzino sinistro. Il giocatore che qui a Empoli ha fatto veramente grandissime cose, Ciccio. È vero. È vero. Anche di grande qualità. Che è successo? Cambio pallone. Tutto. Cambio pallone. Pallone sgonfio. Ne serve un altro che arriva adesso attraverso il lavoro dei raccattapalle. Qualcuno deve avergli dato, qualcuno deve avergli dato di punta, l'ha bucato sto pallone. Prima si era visto un passaggio proprio non fatto sì, benissimo. Di punta, di punta. Nicolas Burdisso. E comunque dietro la, la formazione Shalom ha due grandi sicurezze, Danelli e Burdisso e tanta roba. Beh, la carriera è abbastanza importante per, e poi per entrambi. E poi tutti e due fisicamente stanno ancora molto bene. Assolutamente, mantenuti molto molto bene. Proprio Danelli che qui va a recuperare il pallone girandolo verso Michelon. Eccola la Mannucci. Brava. Centrale per Boucher che cerca di saltare Moreno nel giro palla. Palla che giocata in verticale, saltato Riccardo Fogli, allora la possibilità per Carmine Esposito, altro ex Empoli, e qui ancora passa in area di rigore con una magia e segna subito il gol di vantaggio. E qui no, c'è il fallo di mano. Caro Boucher, abbiamo visto. Bravo Fabbri. Se ne è accorto Fabbri, non c'è bisogno di andare al VAR, perché come detto il VAR non c'è. Al massimo possiamo esserci noi, Rick, a dargli una mano. È la stoppata per proteggersi, diciamo, le parti intime, esatto. Hanno effettivamente toccata con la mano. E quindi, come sapete, non si può. Fabbri se ne accorta, era molto vicino all'azione come sua caratteristica. Però buona giocata nel guizzo dell'uno contro uno. E Samaritani Riccardo, un applauso per la terra arbitrale. Allora andiamo, cominciamo il nostro giro da bordo campo da Benedetta Radelli. Eh sì, iniziamo con la madrina dell'evento, con Dolce Nera per stasera. Hai qualche suggerimento? Oppure perché prima la squadra. Aspetta Benny, perché qui hanno fatto gol nel frattempo. Hanno fatto gol e l'hanno fatto subito. C'è stato un gol che stiamo commentando in diretta. Sì. Ha segnato Capitan Ventosa. Ha segnato Capitan Ventosa. Di sinistro al volo un grandissimo gol. Mentre cominciavi l'intervista a Dolce Nera è arrivato il cross sinistro volante. Spettacolare davvero. La giocata di Burdisso a mettere il cross da terzino sinistro. Ha fatto anche quello in carriera. Ma Capitan Ventosa si esibisce. E tra l'altro non era addirittura dato nella formazione titolare. E che sta giocando al posto, se vedo bene, di Dario Parrini. Il gol del 1-0, complimenti a lui. Torniamo da Benedetta, 1-0 Shalom. Allora chiedevamo a Dolce Nera, madrina di questo evento, innanzitutto se quale squadra tifi tra Shalom e la nazionale cantante. Guarda, io entrambe, guarda. Quello che non so se si riesce a percepire da casa è l'energia che entrambe le squadre, con tutte le persone che ci lavorano, hanno. E hanno una passione, una voglia di fare del bene, divertendosi. Cioè, l'energia che si respira qua è veramente, cioè, è bellissima. La causa è enorme, ma soprattutto a livello di principio. Tenere sempre a mente che in una guerra ci sono delle persone che soffrono, che non è soltanto una notizia. Siamo nell'epoca delle notizie, notiziole, notizione. Ci sono le persone, no? E loro lo fanno ricordare a tutti noi. Hai fatto bene a ricordarlo perché la finalità è molto importante. A te Riccardo. Sì, perché nel frattempo ha preso una traversa Carmine Esposito e si sono salvati i cantanti che provano ad andare invece a cercare l'1-1. Frey non esce, viene salvato dall'intervento di Dainelli. Ringraziamo Dolce Nera del suo intervento, del calcio d'inizio e anche delle tante splendide canzoni che ha regalato. Grande parata di Sorrentino, mamma comunque. Mamma mia, ci ha messo la mano, il nostro collega. È vero, è vero. Grande Stefano. Collega di Sport Mediaset, ex portiere del Toro, del Chievo, del Recreativo Huelva. Grandissima carriera per lui. Qui ha messo la mano sul colpo di testa non perfetto di Carmine Esposito, mentre Ballotta prova da lontano e calcia largo. La palla è finita contro la traversa
perché diciamo che, ecco, adesso stiamo vedendo grande giocata di Ballotta, però fammi dire, Ciccio, guarda, guarda che parata Stefano. Poteva fare meglio, a dir la verità, Ballotta, ma insomma. Qui Dainelli va ancora in copertura molto bene sul lancio di Sorrentino, che cercava Moreno, che con la sua velocità è veramente un problema per la formazione allenata da Moreno Roggi. Qui può ancora andare a recuperare palla, velocissimo Moreno, piccolo, rapido, qui si butta in scivolata, finta, finto fallo su Esposito, poi si abbracciano in mezzo al campo e vedete sullo sfondo, mentre la Shalom, incurante delle loro scene, gira palla e si riporta all'attacco, cercando proprio Esposito, che ha quasi beffato Moreno con quella scenetta. Moreno gli va a portare via palla, evita forse anche il calcio d'angolo, sì. Moreno a tutto campo, a tutto campo. Farebbe il centravanti. Dovrebbe fare il centravanti. E invece fa un pochino tutto, fa il mediano, il terzino, il centrocampista, fa un po' troppo. Mentre qui sulla panchina parlano i due allenatori che dovrebbero essere rivali. Ma probabilmente Moreno Roggi parla un po' con tutte e due le panchine. Nel frattempo Moreno parte da casa sua, ha già superato il centrocampo, 20 metri, palla al piede. C'è movimento di Bugo che vorrebbe palla, Moreno lo vede, alla che non arriva all'uomo del che succede più famoso della storia. Ripartenza per la Shalom con il tocco di Lorenzo Baglioni per Elena Mannucci. Si apre Ballotta, la palla va dentro per Esposito, che è in fuorigioco. Eh sì, sempre protagonista di cose arbitrali Carmine Esposito. Prima il fallo di mano, adesso offside. È vero. Prima parlavamo di talento, anche Carmine Esposito ne aveva da molto, vendere, molto, da molto. Vendere. Ancora Benedetta. Volevo raccontare una cosa della quale non vi siete accorti. Capitan Dainelli, nel frattempo sono con la coppa che poi insomma, che verrà assegnata. Capitan Dainelli prima dell'inizio della gara si è accorto che giocava con un uomo in meno e quindi ha chiamato Capitan Ventosa a supporto a te. Perché Fre deve parare sulla giocata di LDA. Parata non, tiro, non difficile, non difficile, non tiro, difficile per Frey. Ma facciamo finire Benedetta, Benny. Capitan Ventosa è dovuto entrare in campo praticamente senza riscaldamento perché erano con l'uomo in meno. Quindi indagheremo per capire come mai giocavano con un uomo in meno. Beh, dalle formazioni doveva esserci appunto Dario Parrini, che però non era in campo. E tu pensa che l'ultimo che è andato in campo, pensa come il calcio, senza riscaldamento, senza preparazione, senza aver fatto evidentemente neanche qualche seduta con gli altri, è quello che ha fatto il gol del 1-0. È vero. E che gol poi ha fatto? Proprio Capitan Ventosa, sì sì. In buona sponda per far correre ancora Carmine Esposito. Al centro c'è Ballotta, arriva anche Baglioni lì vicino, 1-2 con Esposito. Sorrentino non esce, Esposito sul fondo la mette, la palla prende l'esterno del palo, ma c'era nuovamente il nuovo fuorigioco. Se c'è Carmine Esposito c'è un provvedimento arbitrale. Carmine, devi cominciare a fare attenzione, perché bisogna farlo all'interno delle regole. Se no vanifichi alcune belle giocate, bisogna stare un po' più attenti, sì. Fatto gol col fallo di mano, poi due volte in fuorigioco. E protagonista anche con la traversa, con la parata di Stefano Sorrentino. Più l'abbraccio a Moreno. Ha fatto praticamente in questi primi 9 minuti tutto Carmine fatto Esposito. Tutto. Provano a ripartire i cantanti che sono stati colpiti a freddo e che sarebbero quasi trovati sotto per 2-0 se non fosse stato per la mano di Stefano Sorrentino. Pallone buttato via da Baglioni, recuperato da Riccardo Fogli, lancio in avanti a cercare la corsa ancora di LDA. Ecco la Mannucci, brava. Abbiamo visto anche Zdenek Zeman in panchina, mentre c'è il tocco di petto di Esposito per Ballotta, che prova ancora l'uno contro uno. Esportiere, ma che gioca benissimo a calcio, pallone dentro l'area di rigore. E arriva il gol del raddoppio ancora di Capitan Ventosa, che segna il secondo gol della partita, scatenato. Il secondo gol in 10 minuti. Scatenato Capitan Ventosa, ragazzi, che gol poi! Ma l'esultanza rende molto bene l'idea di che cos'è poi il calcio per chi lo gioca. Questo a parte che è un gol fantastico, ma già il primo era stato molto molto bello, Ciccio. Sì, sì. Ma Ballotta? Devo dire che quello di prima era più bello di questo, perché c'è un movimento proprio del corpo
straordinario, devi prenderla bene la palla lì. Qui è stato un gol di rapina, un gol da attaccante serio, vero? Bravo capitano Ventosa. Veramente un gol eccezionale per capitan Ventosa, che fa 2-0, che fa doppietta e che ha fatto un gol più bello dell'altro, perché poi è vero che vedremo qualche giocata stilisticamente imperfetta, ma questi due gol sono due capolavori. Bellissimo, il primo è ancora più bello del secondo, perché il secondo è di intuito, di rapina, poi è stato bravo Ballotta a mettere la palla precisa, ma lui in scivolata in quel modo ha fatto un gol meraviglioso. Però chi vedo sottotono sui cantanti, ecco, adesso ha preso finalmente la palla. Uno dei grandi campioni. Dicevi Enrico Ruggeri, lo vedo un po' fuori, un po' assente dal gioco della squadra. Lui è un po' il faro, il punto di riferimento. Nel frattempo è uscito Riccardo Fogli, dopo 10 minuti è entrato al suo posto Pierpaolo Pretelli. Lo ricorderete, primo velino della storia di Striscia la Notizia. È stato anche corteggiatore di uomini e donne, insomma ne ha fatte di cose. Dal punto di vista del mondo dello spettacolo, è entrato in campo per Riccardo Fogli, si ringiovanisce la nazionale cantanti che per il momento è sotto 2-0 e possiamo dirlo, ha avuto un paio di situazioni importanti in ripartenza ma le ha sprecate. E qui un buon piatto di Luca Lotti per Lorenzo Baglioni. Vedo bene anche Luca Lotti, davanti alla difesa in quel modo. Ottime geometrie. Sì, non perde mai la palla, sempre preciso. Per l'ex ministro c'è una cosa che mi sembra manchi alla nazionale cantante, un po' di gioco a centrocampo. Cioè quando Revala arriva a Moreno o a Vito Chadè va bene, ma per il resto c'è un po' di fatica nell'arrivare all'area di rigore. Ma te l'ho detto prima, Ricca, ma vedo Ruggeri un po' fuori dal gioco, un po' assente. Non ha trovato ancora la posizione, molto probabilmente c'è bisogno della sua del suo estro, l'inventiva, il movimento giusto. Qui occasione buttata, c'era Moreno tutto solo al centro dell'area di rigore, non gli è arrivato il pallone per bene, e allora occhio dalla parte opposta proprio a capitan Ventosa, autore della doppietta che ha scioccato i cantanti in avvio. Burdisso per Carmine Esposito col tacco verso Elena Mannucci, che cerca l'imbucata. Era un'imbugata perché ha preso buco in pieno. Poi non si è capito se era un passaggio, se era un tiro in porta. Non l'abbiamo capito. Occhio al taglio dentro di LDA che prova a scappare via. È la seconda volta che cade da solo. E qui deve rivedere forse le scarpe di gioco. Mentre cerchiamo di capire i problemi del numero 16 della nazionale cantanti, ci rispostiamo a bordo campo da Benny. Sì, poi capiremo anche che problema ha avuto Riccardo Fogli. Intanto siamo col professor Bassetti, ma chi è il migliore in campo? Ma mi sembra che la formazione gialla siano professionisti del calcio e quindi mi pare che siano molto bravi, ma noi ci difendiamo. Addirittura professionisti? Ci sono ex calciatori di grande livello. Quindi li temete molto? Moltissimo. Come finirà stasera, pronostico? Se mi sa tanto a poco, speriamo che si fermi. Ma lei quando entra in campo? Quando mi fanno entrare, ma adesso giocano i ragazzi, poi dopo facciamo un po' veloce. Va bene, quindi a più tardi vedremo anche il professore in azione, Ricky. Grazie Benny, sicuramente ci sarà spazio per farlo entrare, ha pronosticato tanti a pochi. Benvenuto e grazie di aver accettato questa sfida. Per la Shalom, che effettivamente ha qualche ex professionista, c'è pure Sorrentino in porta con i cantanti, ma insomma ne parlavamo anche nel prepartita, un po' di dislivello c'è. Esatto. Primo piano per Zdeněk Zeman ancora con Elena Mannucci che sta per battere la rimessa e poi arriva il cambio, viene tolto dal campo per manifesta superiorità capitan Ventosa in questo caso, dopo ed entra Parrini, il famoso Parrini, che era quello che doveva esserci, esatto, alla vigilia. Noi abbiamo la distinta, siamo testimoni oculari, abbiamo proprio le liste, nelle liste c'era Parrini titolare, tant'è che erano tutti dall'1 all'11, quindi Parrini c'era, non c'era capitalmente, se ora va in campo, in panchina, e giustamente festeggia come un pazzo, tra un po' lo braccherà Benedetta e lo sentiremo. Intanto andiamo da Benedetta proprio. L'abbiamo già braccato, capitan. Bravissima. Come è andata? Ma innanzitutto è fatto... Il fiato c'è, e questo è sicuro. E questo è sicuro. No, neanche riscaldato subito in campo gol. Eh sì, perché capitan Ventosa si stima e ti incoraggia, ti stimo e ti incoraggio, e quindi si entra subito nel clou del match. Ma è un cambio che, cioè, hai dato tutto o tornerai in campo?
ma parlerò solo a fine stagione. La scelta del mister può essere sicuramente condivisa da molti, ma non da me. Basta! È un mister difficile da seguire o è facile? No, è un mito, fatti scherzi, mito assoluto. Ho fatto la foto prima di iniziare, è lui che mi ha ispirato. Va bene, grazie a te Riccardo. Grazie, fagli veramente tanti complimenti Benedetta, perché è stato strepitoso nei due gol, per l'attacco all'area di rigore, per la capacità di trovare la porta, per l'anticipo sui difensori, insomma veramente bravissimo. E tra poco fa Moreno non ha preso bene, Ciccio, il non fischio sull'intervento in scivolata di Michelone ai suoi danni. Ha ragione Fabri, perché non c'era fallo, quindi ha preso la palla, eh? Sì, non c'era fallo. Però non capisco perché abbiano sostituito il capitan Ventosi, non ho capito, forse perché hanno paura che la partita possa prendere una brutta piede. Esatto. Buon lavoro di Girocca in mezzo al campo, cerca l'imbucata per Moreno che si è inserito, buco di Lotti, saltato Frey, Moreno entra in porta con il pallone e segna il 2-1. Ritornano in partite cantanti con Moreno che ha continuato a guardare l'assistente con la paura che alzasse la bandierina. In realtà non poteva sapere che sul buco di Lotti c'era alle sue spalle un altro difensore che lo teneva clamorosamente in gioco. Direi che inevitabilmente segna Moreno, il più forte dei ragazzi in maglia blu. E adesso comincia la partita vera. E poi fa l'esultanza la Marco Bresciano, si mette tipo statua dentro la porta, l'ha fatto poi anche sotto la tribuna di fronte alla nostra del Castellani. 2-1 dopo la doppietta di Capitan Ventosa, che dunque possiamo dire ha vinto 2-0. Eh sì. E poi è uscito, quindi quello che c'è dopo non è più a far suo. Io però, Riccardo, ho l'impressione che rientrerà in campo. Ah, tipo calcio a 5. Sì, per me rientra. Andiamo da Benny. Dicono che hanno l'impressione che potrei rientrare in campo. Io non voglio fare commenti negativi perché non è il mio carattere. Comunque ha segnato gli altri quando io sono uscito. Come dicono i calciatori, quelli bravi, io sono uscito sul 2-0. Peraltro ho fatto tutti e due da me. Infatti l'hanno detto. La telecronaca è abbastanza di parte. Ah, grazie. No. Quindi rientrerà in campo come Ciccio Graziani diceva. Magari adesso fa solo una pausa, poi rientra. Dipende dal mister, io parlerò solo a fine stagione, è lui che decide. Il mister è Zeman, lo vai a convincere. Non parlerà mai, quindi. Ma dopo ci proviamo, dai. Però quando poi parla si nota normalmente il boemo qui fuori gioco di Marco Ballotta, che Ciccio veramente vederlo dal vivo, avendolo visto una vita con i guanti e come portiere, viene da pensare che abbia sbagliato carriera. No, questo no magari, però devo dire che se la cava molto bene. Ma è fortissimo. Se la cava molto bene. È fortissimo, tecnicamente, è del 64, non poi, esattamente un bambino. Esatto, poi tecnicamente è bravo, sa gestire bene la palla. Guarda l'assist che ha fatto a Capitan Ventosa, straordinario. E precedentemente aveva fatto anche quello sul colpo di testa di Carmine Esposito, che adesso è proprio in possesso di palla, che punta all'area di rigore, che non viene tenuto da nessuno fin quando non arriva. Grande Sorrentino, grande Stefano. Del tuo compagno di banco ai tavoli di pressing e non solo. Grande Stefanino. La ragione per detta, la cronaca di parte. Eh beh, no, di parte. Vabbè, no, ci però. Sta, ci sta. Però ci sta. Mi stimo. E qui fuga di LDA. Meravigliosi. Prova a scambiare con Ruggeri che cerca di tagliare ad esterno, ma si intromette Michelon sulla palla un filino corta. Di Enrico Ruggeri. Gil Rocca prova a cambiare dalle parti di Moreno, che sembra avere tipo due o tre fratelli in campo. Lo trova da destra, in difesa, a centrocampo, anche in attacco a rifinire. Qui offre la palla a Bugo, che viene anticipato da un eccellente Dainelli, a cui basta veramente il 30% per essere il ministro lì della difesa della Shalom. Tocco di punta non esattamente ben eseguito da Baglioni, palla recuperata dai cantanti. Provano ad avanzare con Ubaldo Pantani. Di nuovo Moreno, dentro per Enrico Ruggeri, fermato da Boucher e poi da Dainelli. Qualche problema di equilibrio, molti giocatori stanno sistemando le scarpe, qualche problema anche di lacci, qui qualche problema dell'imbucata per Carmine Esposito da parte di Lorenzo Baglioni. Pallone dall'indietro
per Stefano Sorrentino, che può ricominciare. Rispetto ai primi minuti si è un po' frenata l'inerzia della Shalom, Ciccio, non c'è più quella grossa differenza che si era vista fino più o meno a 5-6 minuti fa. Comincia a subentrare un po' di stanchezza, ma oppure è uscito Capitan Ventosa. Oppure è uscito Capitan. Ma vedo che in mezzo al campo, come diciamo prima, tra Ruggeri, Girocca e Buco c'è poco gioco. Prova la giocata dell'LDA in mezzo a due avversari, non gli riesce, c'erano Moreno e Enrico Ruggeri che reclamavano il pallone, che infatti se la prendono con il numero 16 dei cantanti, richiamato anche da Sandro Giacobbe in panchina. Carmine Esposito non riesce a stoppare palla sull'intervento su di lui in scivolata per evitare contatto fisico. Sorrentino, che si è messo pure lui a fare l'attaccante saltuariamente, esce fino alla tre quarti per andare a impostare, non trova Moreno e riparte con il tocco di Dario Parrini. La Shalom dai Nelli, prova addirittura a fare gol da centrocampo a Sorrentino, che torna e allora, ferito nell'orgoglio di aver provato a subire sì, esattamente, stoppa di petto. Queste cose qui sono difficili da fare in questa realtà con Stefano e anche Dainelli. Deve capire che è difficile trovare il portiere impreparato. Bel lavoro di Bugo, bel lavoro anche di LDA che favorisce Girocca, inseguito anche dalla Mannucci. Rocca dentro all'area di rigore, da Vito Celeste, Moreno solo al centro, servito, non è vero. Non ci credo. Moreno, come direbbe lui stesso, stecca qui. Ma io no, però non ho capito se Sciandi ha calciato in porta, voleva mettere la Moreno. No, gliel'ha messa. Sicuro? Sono sicuro al 100%. Ma l'interno uscire, gliel'ha messa, Ciccio. Ho ancora questo. Dopo magari la rivedremo. Sì. Per capire bene, soprattutto come ha fatto a non prenderla Moreno dall'altra parte per punire Carmine Esposito. Sorrentino bravissimo, poi Ballotta disturbato, non riesce a colpire bene. A metà del primo tempo possiamo dire che sta vincendo la Shalom, che è una bella partita, doppio Capitan Ventosa e poi Moreno. Qui la giocata di Girocca, bella per Vito Sciadè, che mette al centro pallone. Ha ragione tu. Si è fatto trovare completamente impreparato Moreno. È stranissimo, perché questi sono i suoi palloni. Gli abbiamo fatto troppi complimenti, si è forse emozionato. Allora dalla parte opposta ancora la Shalom al centro, il pallone Sorrentino blocca facile, per noi c'è Benedetta Radaeli. Guarda Riccardo, più bordo campo di così non si può. Adesso Stefano Sorrentino, che è proprio qua vicino. Ah, bellissimo. Vieni Stefano, come sta andando questa partita? Si sta meglio in studio, però aspetta che una fatica tremenda, però bene, ci stiamo divertendo. Il suo collega Frey ha fatto una grande parata Frey su Moreno. Ma Frey è un grande portiere, quindi è normale che lui le fa le grandi parate. Sì, ma anche Stefano l'ha fatta bella. Ti sta dicendo che anche tu stai facendo delle belle parate. Avete delle domande, ragazzi? Sì, volevo sapere una cosa, ma ha mai avuto una telecronaca del tifoso? Perché Ciccio sta facendo il tifo per lui. E no, ha fatto 2-3 parate strepitose. Mai avuto, però per me è un onore, perché Ciccio Graziani, voglio dire. Hai fatto una parata su Carmine Esposito, ragazzi, un colpo di reni sulla palla sulla traversa, straordinaria. Ma Stefano, adesso stanno arrivando, ragazzi, vai Stefano, esci Benny, se no ti colpiscono. Stanno arrivando i ragazzi in maglia gialla della Shalom, pericolosissimi, ancora con Ballotta, grande finta, poi chiede calcio di rigore che viene concesso da Fabri. Viene concesso il calcio di rigore da Michael Fabri, che era vicinissimo all'azione. C'è stato il fallo da parte di Ubaldo Pantani, che è stato ingannato dalla finta un po' la Diego Milito di Ballotta. Opla! Come mondiali. Allora, questa cosa al VAR l'avrebbero tolta, possiamo dirlo. Rivediamola meglio. Intervista pre-rigore. Ricky, dove tira Ballotta? Mi tuffo, dove dici tu? Secondo me incrocia. Incrocia. Occhio al cucchiaio però. Vabbè, lo seguiamo dal retroporta. Brava, mettiti dietro bene, tanto okay, c'è la rete, non ti possono dietro colpire. Okay. L'ho incrociato, te l'ho detto che lo incrociava. 3-1, peraltro grandissimo rigore di Ballotta. Assolutamente. Fai fortissimo, sì. Ballotta. Assolutamente sì. Oh, io ci sono andato, Ricky, che ma devo fare? Più di così non posso fare. Ma io te l'ho detto, incrociava, però il problema è che ha tirato un rigore pazzesco alla Lukman, dall'altra parte, ma alla Lukman. Sì, un rigore.
Imparabile Stefano, imparabile. Sei incolpevole Stefano, ti possiamo assolvere. Anzi, sì, qui sarebbe 5-1 senza di te. Grazie, grazie. Oh Ricky, io sono andato dalla tua parte, hai visto? Peccato che l'hai messa all'incrocio. Ho visto. Purtroppo il lato era giusto, ma l'altezza era sbagliata. Esatto. Ciao. Ciao, buona partita. Venga, trovato su. Ciao. Sì, sì. Bellissimo l'intervista live, Benny, te la mettiamo proprio come medaglietta sul cuore, veramente grazie di averci fatto sentire Stefano Sorrentino. Peraltro avevamo pure indovinato l'angolo, ma tirato un rigore pazzesco. Imparabile. Bravissimo. Va bene, 3-1 per la Shalom, che rimette due gol di distanza tra sé e la nazionale cantanti. E qui Moreno era scappato via, ma fuori gioco. No, fuori gioco. Tribuna, seguitemi a tempo con le mani. Anche voi dall'altra parte con le mani a tempo. Fuori gioco abbastanza evidente, ha provato un cucchiaio anche elegante Moreno. Non è finita la destinazione, ma comunque era fuori gioco. L'applauso dello stadio di Empoli per questa serata speciale. No, ancora Shalom con Ballotta che cerca la giocata di Fino. Aie. E se la va a riprendere ancora Ballotta, stavolta anticipato senza falli dall'intervento di Busta dei Subsonica, ma palla già ripersa. E allora ancora per noi Benedetta Radelli. E tra poco cercheremo di andare proprio sulla panchina della Nazionale Cantanti e cercheremo di capire la tattica di Zeman per questa serata. Prima Capitan Ventusa ci ha detto che non parla molto, però qualcosa secondo me ci racconterà in questa serata per capire anche come ha schierato i cantanti, come insomma li ha anche allenati, riscaldati, motivati per questa sfida. Quindi tra poco andiamo. Andiamo a sentire che dice il Boemo, che comunque... sempre interessante da ascoltare. Pallone per Luca Lotti, ripartenza nuovamente per la Shalom. Siamo quasi a un terzo di gara, 3-1. Siamo a Empoli. Eccolo qui Zeman, prontamente inquadrato dalla regia. Sembra di stare più o meno sempre nella tre quarti offensiva dei ragazzi in maglia gialla. Palla recuperata da Boucher, buon lavoro al limite, tocco della Mannucci, palla persa, Bugo. Grazie di cuore a tutti. E poi c'è dei grandi palla per Moreno, secondo me non è fuori gioco. Secondo me non è fuori gioco. Non c'è il VAR, quindi non lo sapremo mai. Ripetiamo noi. E la telecamera mi sa che non è proprio in asse. Non è proprio in asse. Ma sembrava buona, eh. Gran palla peraltro. Però anche qui l'assistente. Essendo, senza pietà, dici. Essendo se c'è è minimale proprio il movimento. Lasciamolo andare. È in ritardo qui Carmine Esposito, non riesce ad arrivare sul pallone, sembra anche un pochino stanco, è riuscito a anticiparlo in uscita bene Stefano Sorrentino. Pallone di Gil Rocca per Pretelli. Tocco in avanti non buono, il recupero di Parrini che passa poi da Baglioni e da Lotti. È detto bene proprio sull'ex ministro. Sì, sì. Vedi, non sbaglia mai, è sempre la posizione giusta. Boucher dentro da Esposito, prova l'1-2 con Ballotta svirgolata da parte di Gil Rocca, che comunque riesce a evitare che il pallone arrivi al centravanti ex portiere. E poi gioca il pallone anche con le mani, batte pure i falli laterali Ballotta, ha fatto praticamente tutto nel corso della sua carriera. Occhio all'altra palla per Moreno, certo che se lo cercano tutto il tempo così in velocità per i difensori della Shalom diventa difficile, perché è veramente un fulmine. È vero, la velocità del calciatore moderno, il movimento del calciatore moderno oggi lui. Pallone dentro ancora per Ballotta davanti a Stefano Sorrentino, lo fa sedere, prova il cucchiaio, Stefano Sorrentino tocca e salva, è salvato pure il calcio d'angolo e quindi non c'è neanche corner con... Ubaldo Pantani che evita la possibilità dalla bandierina per la Shalom, ha voluto fare il cucchiaio al suo ex collega Ballotta, senza pietà. È vero. Ancora Benny,
Daniele Pervincenzi sulla panchina della Nazionale Cantanti, innanzitutto com'è la partita? Tutto bene? Stiamo tenendo per il momento sul 3-1, ma ci stiamo riprendendo, i ragazzi sono ordinatissimi, di fronte ci abbiamo uno squadrone, il Dream Team dell'Empoli, tutti i giocatori di Serie A, quindi stiamo tenendo. Per chi non lo conoscesse, lui è un nostro collega giornalista che è appena tornato dall'Ucraina, quindi ci può raccontare anche questo progetto, se è un progetto giusto da fare in questo momento, ci sono tanti sfollati, com'è la situazione? La situazione è molto complicata, questo è un evento importantissimo, non solo per sensibilizzare ma anche per far capire che là ci si prepara a un inverno medievale, quindi molto freddo, non ci sono più fonti di approvvigionamento per beni di prima necessità, manca da mangiare, mancano medicine e soprattutto si stanno preparando all'inverno senza elettricità e senza riscaldamento. Tutto quello che riusciamo a fare e che possiamo fare per loro è preziosissimo. Ricordiamo la finalità di questa sera: vengono raccolti fondi per costruire delle case a Leopoli, dove ci sono molti rifugiati, e infatti sarà un inverno rigido come lo è sempre del resto, e sta già iniziando a nevicare, quindi molti rifugiati saranno a Leopoli. Tra l'altro a Leopoli ci sono tantissime famiglie, tantissime donne, tantissimi bambini, e quindi è un aiuto diretto per loro ed è importante essere qua. Grazie. Grazie, grazie a te per essere stato con noi, quindi abbiamo ricordato una volta di più anche la finalità di questo molto impegno. Bene, molto bene Benny, mentre LDA si presenta di nuovo in area di rigore davanti a Frey e lo batte in diagonale, il gol del 2-3, i cantanti tornano ancora una volta in partita. Bella l'imbucata per LDA, per chi non lo sapesse, il figlio di Gigi D'Alessio segna il gol del 2-3 con un bel diagonale davanti a Sebastian Frey. Accorciato il passo, l'ha messa all'angolino, Freno ci arriva 2-3. Ma poi l'ha calciata veramente bene. Stiamo vedendo dei bei gol, Ciccio, questo sì, sì. Non è scontato in una partita così. No, l'ha messa nell'angolo giusto, calciando perfettamente. Moreno è entrato in porta col pallone, palla all'angolino per LDA, gran rigore di Ballotta, i due gol di Capitan Ventosa, veramente delle belle reti. 3-2, tutto di nuovo abbastanza in equilibrio. Era importante anche quello che stava raccontando a Benedetta Radelli e Daniele Pervincenzi su quello che è il progetto di questa serata, sulla possibilità di un aiuto alle persone di Leopoli, sicuramente non aiutate, certamente quasi distrutte dalla guerra, ma ovviamente si cerca anche un aiuto esterno, di non mollare e di andare avanti. Benedetta Radelli ancora. Sì, siamo con Alessio, adesso cosa succede? Succede che siamo stanchissimi perché siamo tutti fuori allenamento, ma stiamo giocando per una bellissima causa e ci stiamo divertendo, c'è un grande gioco di squadra e che vinca non il migliore ma la pace stavolta. Ma Moreno è fortissimo, c'è il nostro Ciccio Graziani che è scatenato per Moreno. Sì, ma in realtà perché Moreno è piccolissimo, quindi ha le gambe che si muovono velocissime, è difficile stargli, però è un grande bomber. Quindi ci fidiamo di lui e quando gli diamo palla parte e non si ferma più. Cioè lui non uscirà mai dal campo? Non uscirà mai, non credo. Se esce Moreno siamo finiti, siamo spacciati. Esatto, lo stavo dicendo io. Grazie. Lo stavo dicendo io, se esce Moreno è finita per la Nazionale Cantanti, anche se abbiamo detto, siamo tanti complimenti, si è mangiato un gol veramente clamoroso. Nel frattempo è partita la Ola qui al Castellani e qui invece è partito il sinistro a Nico Burdisso, che ha provato a battere Sorrentino. È finita alta la giocata dell'ex giocatore del Boca, della Roma, dell'Inter. Ok, questa era una prova. Che ha provato una giocata, diciamo così, un po' di qualità superiore a quello che era il suo ruolo. È vero. E comunque Riccardo, noi in questo momento non so cosa possiamo fare se non metterci affetto, amore, anche solo con il pensiero per queste persone che stanno soffrendo e che speriamo questa maledetta guerra finisca presto. Veramente, hai fatto bene a definirla maledetta. Qui altro tentativo di cucchiaio a Sorrentino, che sta diventando il bersaglio degli attaccanti della Shalom, palla che non è uscita neanche in questo caso, ma palla già recuperata dalla formazione delle stelle dell'Empoli, come è stata chiamata giustamente in precedenza. Questa è l'azione bellissima tra Carmine Esposito e Boucher, cucchiaino di Carmine Esposito e palla larga rispetto alla porta di Stefano Sorrentino. Sembra una squadra che gioca insieme spesso, cioè anche se sono non
un gruppo che gioca insieme spesso, sembra una squadra con dei movimenti, con delle idee, con degli scambi, sembra una squadra molto ordinata, ecco. Sì, sì, beh, chi ha giocato a certi livelli si mette in campo e va, trova subito la posizione, il movimento, dare la palla nel momento giusto. E tra l'altro fanno giocare bene anche chi sta vicino a loro, come Capitan Ventosa. Esatto. Come anche Lotti, vedi che si muove tra Burdisso e gli altri calciatori vicini, e anche lui riesce a trovare le giocate giuste. Non c'è dubbio, hai ragione, bastano 4-5 che facciano ordine, gli altri si adattano. Tra poco avremo con noi in diretta Moreno Roggi, seguiamo prima l'azione della Nazionale Cantanti che si sviluppa con Bugo da LDA, tocco dentro per Gil Rocca, tutto buono, bandierina che rimane giù, extra pass, poi alla fine si alza la bandierina con palla però recuperata dalla Nazionale Cantanti, con Moreno che scippa il neo entrato Edoardo Monti del pallone, prende un calcione ed è calcio di rigore, e adesso sarà Frey a trovarsi come Sorrentino in condizioni di dover fermare il tiro avversario. Tra un attimo siamo da Moreno Roggi, seguiamo il calcio di rigore e poi partiamo con le domande. Rigore sacrosanto, voleva rinviare il pallone Edoardo Monti, ha rinviato Moreno. Ma Moreno, vedi, è fastidioso, è una zanzara, è una... Dove sbagli qualcosa lui arriva. Ora Moreno ha dato la palla a Enrico Ruggeri, scusami Ciccio, sta circumnavigando l'area prima di andare a calciare, se no ci ha pensato se voleva lasciarla a Moreno. No, questa volta qui si è preso lui la grande responsabilità, è andato da Moreno e ha detto fermati, il rigore del 3-3. Adesso voglio scendere in campo anch'io, perché francamente fino adesso abbiamo visto poco di Ruggeri. È il rigore del 3-3. Mette il calcio d'angolo, forse il VAR l'avrebbe fatto ripetere perché si è mosso prima. Sebastian Frey che ha fatto una grandissima parata, guarda che parata, è sempre stato un portiere dallo spunto molto reattivo, veramente eccezionale. Molto, questa è una parata eccellente, perché è vero che il rigore non era fortissimo, ma era molto angolato, molto angolato. Ed ancora Moreno però che non è d'accordo, non è mai pago, prende un colpo, resiste, tocca in aria per Gil Rocca, ancora Gil Rocca. Momento della partita di assalto della Nazionale Cantanti, LDA, l'autore del gol del 2-3, prova col destro a giro, Frey ha visto di peggio, e allora possiamo andare e cominciare a parlare con Moreno Roggi. Allora, grande organizzazione e grande partita fino adesso. Sì, una partita spumeggiante, bella, con continui campi di fronte, e direi che anche divertente, piacevole per tutti, diciamo. Abbiamo visto 5 bei gol e un rigore parato, ovviamente il campo è l'ultima cosa, quello che ci interessa è l'organizzazione che avete fatto in maniera eccellente. Empoli ha risposto ancora una volta, io ero venuto anche nel 2016, aveva risposto alla grande nonostante la serata, diciamo, con condizioni meteorologiche non proprio. Intanto sì, Moreno, perché è bene che segui questa formazione, fatti gol da soli i cantanti qui, col pallone qua recuperato da Antonino Boucher che entra in porta con la palla e batte Sorrentino, un gioco dal basso che non ha funzionato per i ragazzi della Nazionale Cantanti, e quindi 4-2 dal 3-3 segna Antonino Boucher che fa pure rima. Ma torniamo al discorso sulla serata e sul 2016. Sì, Moreno, è stata una serata molto importante, ha risposto anche stasera Empoli alla grande. E ha risposto per una causa nobilissima, per la pace, shalom, pace per la pace. E Empoli subito si è messa a disposizione per questa grande, bellissima e divertente manifestazione. Quasi 10.000 spettatori in una serata freddina, molto umida, tanta pioggia, e quindi vanno fatti i complimenti a Empoli e anche a voi, sì, che avete organizzato. A me mi devi dire come hai fatto in così poco tempo a creare una squadra che gioca così bene, che si trovano così bene, anche l'assetto tattico, vedi che c'è movimenti sincronizzati. Come hai fatto, Moreno? Perché stavamo bene insieme, l'hai visto quella trasmissione bellissima sul Milan, e poi è il segreto, entusiasmo, gioia di stare insieme e un fine che unisce tutti, che è quello della pace e di cercare di fare qualcosa per la ricostruzione. E viene fuori il gioco spumeggiante. Il calcio ti dà l'opportunità di poter fare queste cose, di coinvolgere la gente e di poter aiutare gli altri.
molto vero e anche molto bello, direi Moreno, perché poi mettersi a organizzare tutta questa cosa non è semplice, ma se il risultato è questo diventa veramente bellissimo. Nel frattempo scappa via Carmine Esposito, pettina il pallone per saltare Sorrentino, ma non riesce a batterlo perché da terra si rialza Sorrentino. Poi palla per la Mannucci, dentro l'area di rigore, giocata col sinistro deviato in calcio d'angolo. Come aveva detto Matteo Bassetti nell'intervista precedentemente, rischia di far tanti gol la squadra della Shalom. Veramente devo dire molto per forte. Ultima cosa, che mi ha fatto veramente molto piacere vedere Ciccio Graziani, lo sapevo perché Ciccio è sempre presente a queste serate, anche nel 2016 c'era, con un abbigliamento sempre molto soft, è sempre sobrio, sobrio. È noto per la sua sobrietà. E mi ha fatto molto piacere di vedere Zeman che si è messo a disposizione per fare questa nobile cosa. E poi c'è tutto la Nazionale Cantanti con tutti i suoi organizzatori e con Movimento Shalom di Don Andrea Cristiani, che effettivamente sono una macchina organizzativa molto forte. Abbiamo sguinzagliato Benedetta Radaelli a bordo campo, tra poco andrà a pizzicare proprio Zdeněk Zeman sulla panchina e sentiremo anche il suo di parere. Grazie allora, grazie a Moreno Roggi di esserci passato a trovare, ma soprattutto di aver organizzato quella che è stata una, e che è ancora adesso, manca tutto il secondo tempo, una serata splendida e spettacolare, soprattutto per un bene eccezionale, quello della pace. Qui fuori gioco di Vito Chadet sul tocco di Moreno, c'è un po' di frustrazione adesso nella Nazionale Cantanti perché insomma passare da 3-3 a 4-2, quasi 5-2, crea fastidio quando sbaglia il calcio di rigore. Crea fastidio, dispiace, perché poi come si evidenziava in quel momento si poteva andare sul 3-3 e riaprire anche un pochino la partita. Poi tra poco partiamo dalla parata di Sebastian Frema, prima andiamo da Benedetta Radaelli a bordo campo. Benedetta. Stavo spiegando al mister che c'era Ciccio Graziani che stava facendo un commento sulla partita. Come sta andando, mister? Ma per me sta andando bene, nel senso che ancora stanno in piedi, coricchiano e arrivano a fare anche gol. Eccolo, ha segnato Gil Rocca su assist del factotum Moreno. 4-3. Ancora stanno in piedi, dice il mister, quindi le cose stanno andando bene. Parliamo anche della finalità importante di questa partita. E certo, per quello che siamo tutti qui, per cercare di aiutare quelli che soffrono, però anche se penso che è aiuto piccolo, però sono contento che tanta gente è venuta e ha cercato di aiutare quella gente che purtroppo soffre, ma non colpe non sue. Le volevamo chiedere anche un commento sul campionato, che è il campionato italiano, se le piace come gioca il Napoli, è una squadra che sta entusiasmando molto. Penso che in questa prima parte del campionato Napoli ha fatto molto bene, giocano bene, fanno gol, fanno punti, anche se penso che il campionato vero comincia dopo il mondiale, poi bisogna vedere a che punto sono le squadre che vogliono recuperare qualcosa, ce ne stanno tante con ambizioni. Chi potrà recuperare secondo lei? Ci sono tante che vogliono recuperare, poi bisogna vedere se hanno le forze e se fanno meglio di tutte. Ci sono le squadre di Milano, c'è la Juve, c'è la Roma, c'è la Lazio, penso nemmeno Atalanta ha abdicato ancora a fare qualcosa di importante. E quindi ce ne stanno 7-8 squadre che vogliono far vedere che anche loro fanno calcio positivo. Quindi bisogna dire a Luciano Spalletti di stare attento perché ci sono tante pretendenti. Ma lui sta già attento di sé. Non ha bisogno di consiglio, penso che quello che hanno fatto vedere fino a questo momento sono state solo cose positive. Riccardo, qui abbiamo avuto un problema mentre parlava il mister, perché Stefano Sorrentino, dopo tanti complimenti, adesso Ciccio Graziani, dimmi come fai a giustificarlo. Stavolta qui non lo giustifico. Stefano, no, non me l'aspettavo da Stefano, ma il calcio succede anche questo.
No, dai, diciamo che ha avuto la deviazione davanti del tiro da parte di Busta, che lo ha ingannato e quindi non si aspettava la deviazione. Ma è diventato un tiro complicatissimo. Sì, è, no, vero, è vero, ma uno, no, è vero, ma uno come lui deve rimediare. È finito il primo tempo con il fischio di Michael Fabbri di Ravenna, è finito sul punteggio di 5-3, se non ho perso il conto. 8 gol nella prima parte di gara, poteva averne fatti di più la squadra della Shalom, ma anche quella della Nazionale Cantante. Tra poco per il secondo tempo. Padre e figlio. Stai bene? Dicevo, a mio figlio! Questo sì che è un ottimo lavoro! Oh. Strange World, un mondo misterioso, dal 23 novembre al cinema. Italia! Ura! Si è verificato un episodio davvero spiacevole. Ho bevuto di me. È una cattiveria. Sai lavorare. Se fa così con tutte le donne, non penso che abbia molte speranze, diciamo. Ho paura. Ma non è un po' esagerata come reazione? Le Iene. Martedì, in prima serata, su Italia 1. Noi aspettiamo fiduciosi e vediamo che succede. Scopri l'ortodonzia invisibile di Impress per allineare i tuoi denti e ottenere un nuovo sorriso. Impress è la catena di centri ortodontici numero uno in Europa per numero di cliniche di proprietà. Migliora la tua estetica e la tua salute orale senza cambiare il tuo stile di vita. Scopri di più su smileimpress.com. A tutti i Meister, crediamo nelle idee mai pensate e siamo pronti a tutto, anche quando tutto cambia. Congeliamo ogni attimo. Ci basta uno sguardo. Per te, per noi, per la notte. Bademeister, Jägermeister. Un altro inverno di solitudine per lo Yeti. Ma dopo aver risparmiato alla grande fino al 35% su Amazon, lo Yeti è pronto per uscire in pubblico. Risparmia fino al 35% con la settimana del Black Friday di Amazon. Tiscali libera l'amore per internet, perché ha tutte le tecnologie di connessione e offre la migliore a un prezzo uguale per tutti. Solo 24,90€ al mese, anche a casa tua. Chiama il 130 o visita i negozi Tiscali. Bleu de Chanel, eau de parfum. Lei è Sofia, la piccola della famiglia. Mi sa che i vestiti delle sue sorelle non fanno per lei, ma su Vinted trovo tantissimi capi adatti al suo stile. Vinted, scarica l'app. Loro sono un pagamento Klarna diviso in tre. Lavorano instancabilmente per dividere il costo dei tuoi acquisti in pagamenti più piccoli senza interessi. In tutti i tuoi negozi preferiti. La 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 la. One night, New York City. Heard it going down. Friday night, midnight, the random city. Bad Boy and Bad Boy Le Parfum. The new fragrance. Carolina Herrera. L'hai sentito anche tu? È il richiamo dell'amicizia. Amaro Montenegro, sapore vero. Sai, con la Barista Technology di Lavazza a modo mio hai una estrazione lenta ad alta temperatura per un espresso davvero corposo. Scopri i segreti del vero espresso italiano con la Barista Technology di Lavazza a modo mio. Very, very cool.
What about very cool? Passa a Very, conviene! Ben 150 giga, minuti SMS illimitati da 7,99€ al mese. Very cool. Le Iene presentano Inside, ogni domenica alle 20:30. Cari vicini, abbiamo deciso di mettere a disposizione i libri che abbiamo letto e riletto. Speriamo vi piacciono. Magari un giorno potreste condividere anche i vostri, così questi saranno in buona compagnia. Firmato i vostri nuovi vicini. IKEA, siamo fatti per cambiare. Ben ritrovati, siamo nell'intervallo della partita con i capitani delle due squadre e con la cultura che si porta la pace. Beh, sicuramente la conoscenza, la cultura, leggere è una grande avventura, c'è chi ha detto che leggere vuol dire vivere tante vite, ahimè anche immedesimarsi in vite molto complicate come quelle di questi bambini e di questi ragazzi. A Leopoli è stata distrutta la biblioteca proprio per questo motivo, che c'è il libro a simboleggiare qualcosa che è stato distrutto ma che verrà ricostruito, e anche la finalità di questa partita. Indubbiamente l'istruzione, l'informazione e la cultura sono importantissime, nessun popolo deve essere privato dell'istruzione. Come sta andando intanto la partita? Molto bene, sì. Grande emozione. Ma bene, è una bella festa, insomma, loro sono molto forti, ci sono molti ex calciatori, ma ci stiamo divertendo. Una partita franca e leale. Una volta si sarebbe detto una partita maschia, per dire, ma oggi lei ha giocato molto meglio di molti maschi, per cui non si può più dire. Che dire, Sebastian Frey ci ha fatto capire che comunque è un grande professionista ancora, può parare rigori sempre. Eh sì, ho tirato uno dei più bei rigori della mia vita, ne ho segnati tanti bruttini, e questo che era bello invece l'ha preso, ma d'altra parte ha parato per tutta la vita e ha continuato a farlo anche con me. Grazie, ci vediamo poi nel secondo tempo, linea a voi, a tra poco. Se non sei il tipo a cui piace dare una mano, se fare spazio agli altri non ti interessa, diciamocelo pure, quest'auto non fa per te. Nuovo SUV Citroen C5 Aircross Hybrid Plug-in, generoso come te, con gli incentivi da 250 euro al mese, manutenzione inclusa. Scoprilo nei nostri showroom. Italia! Ora! Non giudichi dalle apparenze. Tre settimane in compagnia delle due famiglie. Oh. Più scombinate di Hollywood. Scusa. Ti presento i miei. Vuoi rendere tu grazie? Grazie. Mi presenti i tuoi? Libera la belva che è in te, Jack. Vi presento i nostri. Sei tu la fetta da chino ora. Questa settimana il primo capitolo. Greg. Giovedì alle 21:20. No! Su Italia 1. Il Black Friday non è mai stato così green. Fast One Mobile, 200 giga a 8,95€ al mese. Abbonati entro il 30 novembre. Vieni in negozio o vai su fastweb.it. Abbiamo tutti un capo che è molto più di un semplice look, in cui i ricordi si intrecciano al tessuto. Perché in ogni capo c'è un attimo pieno di significato. Zalando. C'est ça que j'adore. Oh, baby. Parfum d'eau, the new fragrance, Dior. Il digitale terrestre entra nell'era dell'alta definizione. Dal prossimo 21 dicembre tutti i canali Mediaset trasmetteranno solo in HD e si spegneranno per sempre i canali provvisori in bassa qualità. Se ancora non vedi canale 5 HD, scegli un TV o un decoder con il bollino La TV. Preparati a goderti tutti i tuoi programmi preferiti gratis, quando vuoi e con la qualità dell'alta definizione. Mediaset. Benvenuti nel domani. Infezione vaginale, candida o vaginosi batterica. Puoi provare Meclon, antimicotico e antibatterico per un'azione ad ampio spettro. E in caso di prurito esterno, bruciore e irritazione, prova il nuovo Meclon Lenix. Lenisce, protegge e previene. Ripristina il tuo benessere intimo con Meclon Lenix.
libera l'amore per internet, perché ha tutte le tecnologie di connessione e offre la migliore a un prezzo uguale per tutti. Solo 24,90€ al mese, anche a casa tua. Scopri di più. Chiama il 130 o visita i negozi Discali. Oh, hey there, darling, I count on you. The road is long and I'm scared what I might find. I'll be safe by my side. Ain't nothing out there can't take in stride. I know, I know. You hold me up so I can fly. Blue is the color of the planet from the view. Il campionato dei SUV elettrici a impatto zero arriva all'ultima tappa. Da Punta dell'Este, Uruguay, Extreme E. Domenica 27 novembre alle 17, sul 20. Secondo tempo della sfida della solidarietà allo stadio Carlo Castellani di Empoli tra la formazione Shalom Campioni del Cuore e la nazionale Cantanti. Shalom avanti 5-3 dopo il primo tempo, sempre in compagnia di Riccardo Trevisani e Ciccio Graziani. Comincia la ripresa con qualche cambio di cui vi daremo conto. È entrato Davide Moro, hanno cambiato per esempio i portieri ragazzi della Shalom. Moro è entrato nella nazionale Cantanti. Per i portieri è entrato Andrea Maestelli, nipote del grande Tommaso, al posto di Sebastian Frey, protagonista eccezionale con il rigore parato Enrico Ruggeri nel corso del primo tempo. Enrico Ruggeri che ha lasciato il campo alla fine del primo tempo e che tra poco probabilmente sentiremo anche qui in postazione con noi. E gli chiederemo anche alcune cose, perché io stasera l'ho visto veramente, ma veramente sottotono. E non è da Enrico, insomma, lui è il capitano, l'anima di questa nazionale. Però, quindi lo vuoi criticare? No, lo criticare un po' sì, è chiaro che lo voglio un po' criticare, perché da lui mi aspettavo qualcosa di più, ma il fatto che sia uscito nel primo e secondo tempo mi fa pensare che forse aveva qualche problema. Però è entrato un sosia come trequartista della Nazionale Cantanti, che è Matteo Bassetti, che da lontano, se non guardi il numero di maglia, potrebbe sembrare Ricco Ruggeri. Sì, è vero. E che invece è il virologo che tutti conoscete, che qui innesca l'azione di Davide Moro. Palla verso Vito Sciadè, ancora per Davide Moro. Che poi in un'altra circostanza ha visto il professor Bassetti giocare addirittura da esterno destro, da attaccante esterno destro. Quindi dici che sa fare un po' tutto. E evidentemente si sta adattando a fare un ruolo diverso, vediamo cosa succederà. Benedetta subito. All'esordio con gol LDA, com'è andata? Benissimo, gol tre cadute, si scivolava un bel po', però mi sono divertito un sacco, poi è sempre bello giocare per delle buone azioni secondo me. Esatto, la finalità di questa partita l'abbiamo ricordata. Benny, sì, dici Riccardo. Ti puoi chiedere perché cadeva all'inizio, se aveva sbagliato i tacchetti. Volevano sapere perché cadevi, se avevi sbagliato i tacchetti. Allora, in realtà io non avevo le scarpette, me le hanno prestate qui. Quindi avevo i tacchetti bassissimi e quindi quando hai i tacchetti bassi scivoli molto molto di perfetto. Più. Lui non gioca a calcio ma tifa il Napoli, Riccardo. Questa stagione è iniziata bene. È una goduria totale vedere il Napoli che gioca così bene, una squadra compattissima, una squadra bellissima, grande lavoro anche di Spalletti, ci stanno facendo veramente amare ancora di più questo sport incredibile che è il calcio. Dimmi la sosta o pensi che vada tutto bene? Ma io non lo so, io sono un po' scaramantico, quindi ecco. Meglio non parlo. Benedetta. Sì, Ciccio Graziani vorrebbe farti una domanda, vai sì, Ciccio. Perché ha calciato nel gol, ha calciato benissimo. Allora volevo dire, ha cercato quell'angolo calciando in quella maniera oppure gli è venuta così, è venuta buona la no, prima, come si usa dire. L'angolo l'ho cercato, ho visto il portiere che stava un pochino più verso la mia destra. Quindi era molto più semplice metterla lì a sinistra. Poi ho giocato per un po' a calcio, quindi fatto un sacco scivolare quelle tre volte, ti giuro. hai fatto un gran gol. Grazie mille, grazie. A voi ragazzi. E allora eccoci con un po' di cambi, esce Bugo. Che a questo punto dovrai intervistarlo, venite a chiedergli che succede. Come regola entra Daniele Pervincenzi, che abbiamo già sentito nel corso del
primo tempo intervistato proprio da Benedetta Radaelli, e tra poco andrà in onda un'altra sostituzione. Tra poco un altro cambio, ma intanto si gioca. Sempre 5-3 il punteggio. Poco uscirà anche Vito Chadè. Un altro cambio. E penso che non se ne sia reso conto. Non lo vede. Esce con il numero 7, Chadè. E allora esce Vito Chadè ed entra Max Cappellini, che però è diventato Carmine Esposito nel frattempo, quindi gioca con entrambe le maglie. Che c'era anche Cappellini in lista proprio con la maglia 24, evidentemente c'è stata una defezione, e quindi Carmine Esposito, dopo aver fatto il primo tempo con i gialli, fa il secondo tempo con i blu, e quindi da Shalom a Nazionale Cantanti. È stato un fattore il primo tempo, ha fatto gol ma era tocco di mano, ha preso la traversa sulla parata di Sorrentino, è andato due volte in fuorigioco, insomma. Beh, adesso deve dare una mano ai blu dall'altra parte, dopo aver saputo quali sono le difficoltà e le criticità dell'altra squadra, prova ad aiutarla. Nel frattempo però occhio alla Shalom, Ballotta con la finta, finisce giù, travolto, tutto buono, Mannucci, buona giocata, tocco, viene dato un fuorigioco su cui ho veramente molti dubbi perché c'era Alberto Di Tanno. E andiamo nel frattempo da Benedetta Radaelli. C'è una squadra che Bugo non può più aiutare adesso, solo dalla panchina puoi gridare. Allora io non c'ho più voce, però urlerò delle cose belle ai miei giocatori e brutte contro gli avversari per... no, scherzo. È il fair play questo. No, scherzo. Vabbè, ma il calcio c'è quella competitività sana, che bella, che tiene vivo. Quindi, cosa vuoi sapere? C'è una bella serata? È una magnifica sapere serata. Che succede? No, volevo dire, Benedetta, volevo dire una cosa a Buco. Ma Ciccio, ascoltami, ma io ti ho visto in altre circostanze rendere molto di più, essere più protagonista, stare più dentro l'azione. Ti ho visto un po' assente, che è successo? Una serata storta? Ciccio, ero una serata storta, dici? No, ho detto, ti ho visto in altre circostanze essere più presente nei movimenti, nelle giocate. Stasera ti ho visto un po' sottotono, come mai? No, devo dire che allora avrò fatto 20 o 30 vasche. Io Ciccio ho 50 anni, correvo più di questi ventenni, quindi alla decima vasca non ce l'ho fatta più. Sei quindi... fuori allenamento, diciamola così, sei fuori allenamento. 50 anni, sì, dai, siamo così. Dai. Beh Ciccio, giustamente tu critichi. No, io critico perché? Perché da lui, avendo già visto giocare in altre circostanze, l'ho visto molto più presente, molto più attivo, rendere molto di più. Allora stasera devo dire che l'ho visto un po' sottotono, niente di che. Infatti il mister mi ha buttato fuori, giustamente. Ma gli altri li ha tolti pure prima, Buco, non ti preoccupare. Infatti, ho fatto un tempo intero. Esatto, 45 minuti con tutta la squadra a disposizione. Va bene così, e grazie intanto per esserti fermato con noi. Nel frattempo riparte la Shalom, che viene quasi rallentata sul più bello da Gil Rocca. Dai, non aveva giocato male, sei cattivo. L'avevo visto meglio in altre circostanze. Lui, sì, Enrico, sì. Anche Enrico, io voglio parlare con Enrico perché io così sottotono anche lui non l'avevo mai visto, quindi voglio capire un po' di più. Allora si riparte con Stefano Sorrentino. Vuole fare vedere che sa impostare, arriva fino alla tre quarti e poi gira il pallone. Adesso diciamo bisogna essere bravi a saper dosare le forze. Volevo dire questo, forze. Occhio al dosare le forze e occhio agli interventi in ritardo, perché ci sono alcuni che sono usciti ed è vero, ma ci sono altri che sono in campo da parecchi minuti, sono al 53esimo e non tutti hanno l'allenamento e l'abitudine, quindi il classico caso in cui c'è il rischio che si vada un po' lunghi con le entrate, con le corse, c'è il rischio di farsi male in queste seconde parti di partita. Assolutamente sì. Vedo Luca Lotti che gioca alla Brozovic davanti alla difesa, qui fuori gioco sicuro e non è neanche di poco, infatti viene alzata la bandierina sulla palla di Marco Ballotta.
anni 58 in campo da 54 minuti, quasi da migliore in campo. Benedetta Radelli. Più di 2 milioni di followers, ragazzi, il boss del freestyle, eccolo qua. Tra l'altro tifoso interista, quindi poi gli faremo anche qualche domanda sull'Inter. Intanto però ci sta facendo vedere delle magie. Gioca con la nazionale. Direi che sta andando, diciamo, per quanto riguarda il risultato, possiamo fare di meglio, però è una serata meravigliosa, quindi quello è l'importante. Chiamano boss, boss, cioè ragazzi, 2 milioni di followers, incredibile. E la stagione dell'Inter... Beh, la stagione dell'Inter può sicuramente che andare solo che meglio, quindi incrociamo le dita, poi io da interista spero che appunto l'Inter a fine campionato sia il più in alto possibile classifica. Ti auguri un regalo per Natale? Beh, diciamo, gli acquisti non si possono più fare, giusto? Quindi magari io gennaio, sì, seguirò il mondiale, ovviamente. A gennaio si possono fare, allora magari post Natale un bel campioncino ci starebbe. Ci starebbe bene, ci fai vedere ancora un po' di freestyle, dai, che è una goduria per gli occhi. Non se la cava, non se la cava male, eh? Non se la cava male. Anche da terra riesce a palleggiare, bravissimo, che tra poco entrerà con la maglia numero 3, voi non la vedete perché è coperta dalla mezza tuta, ma ha la maglia numero 3, tra poco entrerà in campo a fare un po' di freestyle anche sul terreno di gioco del Carlo Castellani, dentro al campo per aiutare i cantanti con le sue giocate. Nel frattempo cantanti che hanno sfiorato il 4-5 col solito Moreno, ma occhio qui dall'altra parte che c'è la Shalom, salvata nuovamente la nazionale cantanti da Stefano Sorrentino sulla giocata di Nico Burdisso, che vuole fortemente il gol. Questo inserimento mi ha stupito perché di solito non è da lui, evidentemente ha preso coraggio. Grande... Palla di Rainelli, non male. Sì, non è male, e poi grande parata di Stefano, questa volta qui ha salvato il risultato. Tante volte non ci si rende conto del valore tecnico dei giocatori, perché ad alto livello magari fanno i difensori, uno non vede poi la qualità tecnica, ma qui da Rainelli Burdisso c'hanno i difensori. Assolutamente sì, che sembravano bellissimo, attaccanti e trequartisti. Bellissima, molto bella. Si è messo davanti alla telecamera, ci sta tenendo a dire che sta per rientrare in campo, credo, il professor Ventosa davanti alla sua panchina, però adesso è andato via dalla telecamera, lo stanno giustamente inquadrando perché mi sa che esce Ballotta ed entra lui, sì. Vedo un Ballotta che esce correndo come al solito da gran signore, 58 anni, ex portiere, centravanti di grande livello. Ciccio Graziani da centravanti, commentamelo. No, molto bravo tecnicamente nelle giocate, ha fatto un paio di assist straordinari, soprattutto è stato bravo anche a rifinire, quindi ottima partita di Ballotta. Occhio a Burdisso, che bravissimo anche di testa come da carriera, ma Sorrentino dice ancora di no. È vero che ha fatto quell'errore sul gol del 5-3, è vero pure che ha fatto una mezza dozzina di parate importanti. Assolutamente sì, sta salvando il risultato in maniera incredibile Stefano. Dunque dentro il doppiettista Capitan Ventoso, l'uomo che ha aperto le marcature con due gol e senza il quale il punteggio è 3-3 in campo, mentre grande stop qui di Carmine Esposito, che poi va anche a sventagliare per Moreno, male, e allora noi andiamo da Benedetta Radelli. Benedetta, non ti sento, allora vado con la telecronaca perché c'è Carmine Esposito quasi solo davanti al portiere, che però è Andrea Maestrelli che riesce a bloccare. Benedetta. Prego, sono Ballotta. Pronti? Marco, grande Marco, sei stato bravissimo, ma sei fortissimo. Dicevo prima in telecronaca, ma non è che hai sbagliato carriera, se tu tornassi indietro 40 anni vorresti fare l'attaccante? Ma sempre stato così, poi ho sbagliato ruolo subito e poi non ho più fatto perfetto in tempo. Ok, allora hai sbagliato, siamo d'accordo. Dopo mi ha messo lì e potevo fare. Ciccio mi ha detto che ero stato cattivo a dire che avevi sbagliato, ma non era una critica, era un complimento a quanto sei forte l'attaccante. No, molto, ecco, molto bravo Ballotta. Ciao Ciccio. Tutto grazie. Bene, e complimenti e grazie per essere intervenuto a questa manifestazione così bella e così significativa. Ma sempre ben volentieri, assolutamente, quando ci sono questo tipo di manifestazione sono sempre presente, perché è giusto nel nostro piccolo dare una mano se si può. E comunque non solo hai rifinito, ma hai fatto un paio di assist straordinari. Io avevo Claudio Sala, che non mi posso lamentare perché senza Claudio non saremmo mai arrivati ai livelli di rendimento che abbiamo ottenuto io e Paolo Pulici, ma
Ti ho visto fare un paio di assist meravigliosi, eh? Visione di gioco, dai. Sì, ma pensa questo, Ciccio, che oggi i portieri li prendono quasi prima per come giocano con i piedi e poi con le mani. Marco Ballotta è avanti 30 anni al mondo praticamente. Sì, sì. Perché gioca con i piedi, giocherebbe con i piedi in maniera magistrale. No, io però non so cosa ne pensa lui, ma io vorrei che prima sapesse parare il portiere e poi eventualmente anche giocare, altrimenti non gliela diamo la palla dietro. Che dici? Sono d'accordo, si sta un po' esagerando, è giusto essere bravo e predisposto con i piedi, però il portiere deve parare. Poi dopo, se è anche bravo con i piedi, tanto meglio. Certo. Adesso passiamo, grazie Marco, dall'attaccante della Shalom al re della Nazionale Cantanti. 6.492 presenze, alcuni rigori sbagliati, tra cui oggi. No. Benvenuto Enrico Ruggeri, benvenuto. Allora, grazie e buonasera a tutti. Io ho tirato il rigore più bello della mia vita. Io sono d'accordo. Che rigori ho segnato con palle. Ho visto qualche partita. All'ora, ho visto qualche partita. Allora, uno, non avevo, diciamolo tra di noi, non avevo riconosciuto Frey, perché è leggermente irrobustito. E quindi ho detto, vabbè, se riesco a tirarla forte nell'angolo. E poi vedo questo signore non magrissimo che si lancia come un gatto. Ha fatto una parata sensazionale, l'abbiamo detto, forse si è mosso un po' prima dalla riga col VAR, l'avrebbero fatto ripetere, però la parata è stata mostruosa con la mano. Che brutto? Sbagliare un rigore. Ah. No, scusa. No, Ciccio. Non vorrei fare delle gaffe. Io sono in mezzo, non mi picchiare, allora, ragazzi. Enrico, adesso ti dico una cosa, però mosso a cavoli tuoi. Il calcio di rigore non li sbaglia chi non li tira, chi li tira. Bravissimo. Però Motta ha detto questa cosa di rigore, te che gli vuoi dire? Te lo devo dire perché ti cercavo. Ti ho visto al di sotto del tuo standard di rendimento. Ecco. 18 no. Cosa? Centesimi? No, no. Allora di solito tu al sei di sotto. Tu, al di sotto, tu di solito sei presente nell'azione, nei movimenti, sì, è vero. Nella fantasia, nell'imprevedibilità. Oggi ti ho visto un po' troppo sottotono. Come ma vai? Oggi perché c'era da correre, perché c'era da rincorrere. Loro avevano gente dietro che sapeva costruire. Burdis, e quindi un po' di torello ti toccava, cioè, oggi c'era da essere generosi, andare lì e fare si torello, perdeva l'energia in fase difensiva. Sì. Io allora do la colpa a Buco e a Girocca perché non lo hanno supportato nei Buco movimenti. Buco l'ha già attaccato in diretta anche lui, ma anche lui al di sotto del suo standard di rendimento, francamente. Senza pietà, Ciccio Graziani. No, pensa che io per i titoli acquisiti, anche perché mi vogliono bene, sarei potuto andare avanti a giocare. Ho detto no, vengo qua a trovare i ragazzi in telecronaca. Guarda cosa mi tocca sentire. Ma siamo felicissimi. Ma da mezz'ora che ti aspettavo, appena viene su, gli dico così. Gli faccio un eccetera. Anche perché io credo molto nelle sue qualità, nelle sue potenzialità tecniche. Questo è vero, ha sempre detto, la luce della Nazionale cantante. A momenti faccio gol di tacco. Se faccio gol di tacco esco dal campo, entro in macchina. Facciamo più andate tutte, salgo in macchina e vado. Guarda, ti è andata male perché se c'ero io ad allenare la tua squadra io non ti facevo uscire. Ti ho chiesto di uscire per venire a trovare voi. Si è autosostituito. Sono autosostituito per venire a trovare gli amici. Allora ci fa enormemente piacere. Vi tolgo un attimo dal campo e poi ci torniamo. Stavano inquadrando l'assegno con il totale del ricavato per questa manifestazione, per questa serata che Enrico ancora una volta conferma che tutto sommato sì, la gente c'è, ci vuol bene naturalmente, viene perché partecipa a un progetto, non certo per vedere tutto il calcio bello che c'è in giro, però stanno dalla nostra parte. Noi i 100 milioni di euro superati da poco ci fanno capire insomma quante cose si possono fare e quanto la gente continui a volerci bene. In fondo noi facciamo la stessa cosa da 30 anni, portiamo questo tipo per questo sapevo dei calci di rigore, perché l'ho vista più di una certo. Tua partita. Per cui è veramente una bella sensazione. Poi devo dire che insomma quelli che vengono a giocare sono delle belle persone. Il cantante spesso è un po' egocentrico, cioè il suo ego è troppo sviluppato, è egoista, non pensa agli altri. Venire qua a mettersi anche a esporsi, a volte ovviamente calcio di rigore per voi Enrico, vuoi tornare giù? No, grazie, c'è ancora Frey. No, non c'è più Frey, c'è Andrea Maestrelli che fronteggerà, credo, Moreno, che se l'è procurato. Vediamo.
Beh, sì, abbastanza. Direi. Sì. Già era stato mezzo sgambettato da Burdisso, poi è stato travolto. Anche minimo un giallo. Anche se la fa polemica. Non c'è stato il giallo perché, chiede Moreno anche a Michael Fabbri. La risposta è stata mistero, penso. In una pettinatura Moreno un po' alla eroi degli anni, cioè Balbo, quegli eroi, un aviatore degli anni 30. Vediamo un po' questo rigore. Se rientra in partita, se si va 4-5 o se Frey riesce. Anzi no, Frey. Maestrelli riesce a fare come Frey. Freddissimo, spiazza Maestrelli. Imprendibile. Ciccio di rigore. Non dire questo sì che è un bel rigore, dai, smettila. Non dirlo. Questo non è che non è bello, è bellissimo perché ha trovato l'angolo senza nessuna opportunità, spiazzando il portiere. Che tra l'altro si era mosso prima, era venuto un po' in avanti. Esatto. Oh, sta per uscire anche Stefano Sorrentino, così ci viene a trovare anche lui. Entra al suo posto Sergei. Al suo posto. Sergei è un youtuber molto conosciuto, bravissimo portiere che prende molto il posto di un altro bravissimo portiere, Stefano Sorrentino, sì. E ZV Jackson prende il posto di Gilro, qui doppio cambio nella nazionale cantante. Ovviamente mi sono a un certo punto perso con i cambi perché siamo a quota 20 non riesco più a stargli dietro, ed è giusto che giochino tutti, quindi poi insomma nella nazionale cantante è chiaro che ci sono meno gerarchie calcistiche e un po' di gerarchie umane, anche perché non c'è tutta questo allenamento sulle gambe e questa forza da poter supportare i 90 minuti, no? Dipende dai ritmi. Questa è una partita dove si corre molto, perché quando gli avversari hanno 3, 4, 5 che sanno far girare la palla, tu non te ne accorgi ma continui a correrli dietro. Poi hai visto anche Riccardo Fogli da subito si è fatto. Sì, Riccardo già non stava bene, poi insomma stiamo parlando di un 75enne. Sì, abbiamo visto infatti anche Dossier. È bellissimo il fatto che abbia ancora voglia di stare con noi. Certo, io una volta ho giocato contro con voi tanti anni fa a Cagliari. Sì, e sì. C'era 5-4 Mogol. Mogol è andato avanti fino a... Avete sempre avuto questa caratteristica di... Assolutamente, sì. Beh, di essere longevi anche nel voler giocare. Beh sì, insomma io sto per raggiungere i 40 anni di militanza nella nazionale cantati in una squadra normale. Grande palla del capitano Mendoza di Piqué, a occhio fuori gioco, però sennò sarebbe stato fuori gioco. Rigorissimo per la Shalom, offside, e quindi capitano Mendoza non porta via il rigore dopo aver segnato due gol. Fallo di Bassetti era netto. Di Bassetti. Netto, ma... c'era stata posizione irregolare, quindi punizione, siete ancora in partita 4-5. Tra l'altro tra un po' arriverà anche Stefano Sorrentino qui per parlare con noi, ma visto che sei qui Enrico ne approfittiamo. E quindi 40 anni di militanza nazionale? Sì, dall'84, sono 38 anni abbondanti. Rigioco inesistente peraltro, abbiamo appena rivisto, tutto bene? Tutto bene. Lo teneva in gioco Ubaldo Pantani. Sì, una grande avventura, grandi... conoscere i grandi del mondo, insomma io ho conosciuto grazie alla nazionale cantanti i quattro papi, Gorbaciov, il Dalai Lama, Pelé, ho giocato con Baggio, con Maradona, ho giocato con Zico, con Gascogne, con Ciccio Graziani. Facemmo una bella partita, sì, noi a Torino, rovesciata di Pulici. Ancora al Delle Alpi, che fece un gol in rovesciata a Pulici. Ancora Pulici che fece un gol in rovesciata. Meraviglioso, ma facemmo un incasso, un miliardo, non mi ricordo a quell'epoca. Sì. Cassammo tantissimo, lo stadio delle Alpi pienissimo. Assolutamente, e per cui insomma mi ha dato veramente delle grandi possibilità, andare a vedere i luoghi del dolore. Noi siamo andati a Sarajevo con gli aerei, ricordo, durante la guerra nei Balcani, con gli aerei, con gli Hercules dell'aviazione militare, perché non c'era ancora l'aeroporto, e poi lì da lì insomma io ci sono tornato, ci ho anche scritto una canzone, mi ha arricchito molto, arricchisce molto. Scusami se ti interrompo, c'è calcio d'angolo per la nazionale cantante su parata di Maestrelli, su tiro di Carmine Esposito, hanno fatto tanti cambi, sì, i ragazzi della Shalom, ora sono un pochino in difficoltà, ma prima parlavi di belle persone e mi piaceva sottolineare che Moreno si era tamponato con un avversario e ha detto no, è fallo mio all'arbitro che gli stava chiedendo come stesse, tanto per certificare quanto dicevi. Ci sono voluti un paio d'anni di training su Moreno, mi prendo dei meriti lì, perché all'inizio non era assolutamente così. Non era tranquillo. No, non era tranquillo, adesso si è molto responsabilizzato, molto cresciuto. Però come ha detto, se ricordo bene,
Alessio Bernabei, senza Moreno non possiamo circolare. Moreno sì, perché è veloce, scattante. Allora, Enrico, noi intanto ti ringraziamo. È stato io come passo sempre, la palla passi la palla a Sorrentino, anche che se non gliela passi non la prende, no, come abbiamo visto in telecronaca, no, quindi bisogna passare un cappello va fatto di presentazione. È un grande amico, è sempre al nostro fianco, è sempre disponibile, è un'altra bella persona e quindi sono ben onorato di passargli il microfono. E anche noi siamo stati onorati di averti qui in postazione, ragazzi, commento con noi. Grazie Enrico Ruggeri. Ciao, grazie Enrico. Grazie. Ciao. Grazie al leader numero 10, rigorista, capitano, senatore a vita della Nazionale Cantanti, Enrico Ruggeri, che noi sostituiamo moltiplicando per 7, perché viene il 70 al posto del 10, con Stefano Sorrentino, che ha fatto circa 27 parate decisive. È una quaglia. È una clamorosa quaglia sul gol, però come ha tirato la Mannucci sei stato, diciamo, un grande signore. Sei sempre stato un grande signore. Sempre. Ha fatto apposta, dici? No, apposta no. Direi. Ci sei andato con troppa leggerezza. Bravo, Stefano. bravo Ciccio. Troppa leggerezza. Però hai salvato il risultato non una volta, due volte, cinque, sei volte, quindi. Diciamo che in quell'occasione sembravo più un cantante che un giocatore. È vero. Succede anche questo. Però bisogna dire che se non hanno fatto 10 gol, ragazzi, in maglia gialla, è anche molto per merito tuo, che uno gliel'hai regalato, ma almeno veramente 5-6 li hai salvati alla grande, tra cui quella su cui Ciccio si è saltato dalla sedia su di testa su Carmine Esposito. Sei divertito però? Molto, a me piace tanto, non è la prima volta che gioco con loro. La meraviglia è che odori di erba. Eh sì, perché proprio il profumo degli scarpini del campo, quelle cose meravigliose. Quindi, che a casa non riusciamo a trasferirvi, ma che vi assicuro, Stefano, è pieno di erba dappertutto. Il prato del Castellani te lo sei portato via. Sì, praticamente sì, tutte le volte che mi sono tuffato. Esatto, anche perché si è dovuto tuffare una cinquantina di volte. Devo dire che stai ancora in forma, Dai, cerco di tenermi bene, dai. È chiaro che poi quando entri in questi stati dove ci sono stato tante volte, ho giocato tante volte, la voglia viene sempre e quindi si cerca di non sfigurare e di mettere in campo un po' Stefano, di esperienza. Stefano, ti torna un po' di malinconia a volte? Parecchia, sì. È chiaro che c'è un'età per tutto, no? Esatto. Quindi, però dai. Però voi portieri proprio smettere non ce la potete fare. No, niente. Pensa a Buffon, pensa a Ballotta che a 58 anni fa l'attaccante, cioè vale tutto. Voi non siete proprio in grado di smettere, più dei giocatori di movimento. Però c'hanno anche il vantaggio di aver fatto quel miliardo di chilometri in meno che gli consente di arrivare forse a dell'età che voi non potete, voi giocatori di movimento. Assolutamente sì, per loro hanno questo vantaggio. Si riposano durante. Però corrono dei rischi che noi non riusciamo mai a correre, insomma ci vuole coraggio per fare il portiere. Lo diciamo perché gliel'abbiamo detto noi, è una tale ingiustizia che ha fatto 6 parate e ci ricordiamo del gol della Mannucci con deviazione di Busta, che adesso tra l'altro sta uscendo per far entrare Moreno con Ficconi. È il mestiere più bello e più brutto che ci sia, quello del portiere, no? L'hai detto tu, no? Adesso avranno tirato in porta 15 volte, però continuiamo a parlare dell'errore. Però vabbè, ci sta, però già che il portiere da sempre ha la divisa diversa dalla squadra ti fa capire che è diverso dagli altri. Che è diverso dagli altri. Quindi, ed è l'unico che la può prendere con le mani rispetto agli altri. Ma io faccio sempre questo esempio, no? Ora ci sono stati 9 gol, no? Tutti e 9 hanno esultato, chi in un modo, chi in un altro, ok? Ma avete visto mai qualcuno che è venuto a esultare verso il portiere, il proprio portiere? No, nessuno. Però tutte le volte che poi prendi la palla dentro la tua porta ti guardano come per dire... E perché non l'hai presa? Però una mano ce la potevi dare. E quindi stai tornando al grande discorso della solitudine dei portieri. Esatto, okay. Sono d'accordo con te. Molto bene. Nel frattempo è entrato Sergei al tuo posto, che ha fatto una bella uscita poco fa su Antonino Boucher, che è un bell'osso. Sì. Tra lui e Carmine Esposito il primo tempo sprecciavano tutte le parti, sprecciavano. Anche Burdisso e Dainelli molto molto bene. Adesso Esposito è passato con voi, e quindi c'è una doppia perdita, non è più con la Shalom ed è addirittura a giocare con voi. C'è sicuramente un livello un po' cambiato dal punto di vista tecnico, non c'è più quel dominio, quindi mi verrebbe da dire che se la pareggiate poi non la perdete più, a meno che non la perdiate ai calci di rigore. Diciamo anche che potrebbe essere un mezzo furto. Per quello che si è visto nel primo tempo direi di sì. Qui occhio a Moreno, scatenato ancora dell'uno contro uno, Dainelli non lo tiene ancora, Moreno davanti a Maestrelli che è bravo con i piedi a salvarsi, come aveva fatto anche Stefano Sorrentino nel corso del primo tempo.
e quindi calcio d'angolo, ma c'è ancora tanto tanto tempo per poterla pareggiare, manca più di un quarto d'ora alla fine. Moreno, ci sono in due occasioni. Pantani. Adesso sentiamola Benny. Andiamo da Benny. Sì, perché sono combusta, gli stavo raccontando che il cocco di Ciccio Graziani è Moreno, poi dopo. Ma che segreti ha? Se lo dice Ciccio va benissimo. Che segreti ha il vostro bomb? È un eterno ragazzino. È giovane, forse anche l'altezza, diciamo, aerodinamicamente lo aiuta a viaggiare un pochino di più. E quindi noi viaggiamo per età, quindi dietro siamo un po' più vecchi perché la corsa, come dire, è un po' diversa. I ragazzi davanti cercano di fare loro meglio. Moreno rimarrà un sempreverde, anche perché credo che rimanga sempre così per sempre, 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 sempre. Noi vorremmo sapere una cosa, Benny, però. Che è successo sul gol della Mannucci? Cioè, la colpa è sua che l'ha deviata o di Stefano che non l'ha presa? Stefano è collegato, sappilo. Occhio a quello che del dici. Del pallone che ha scelto di impattare sul mio piede. Il pallone che ha scelto noi, ha sbagliato il calcio a scegliere noi. Ha sbagliato. Io sottoscrivo tutto quello che ha detto lui. È un concorso di colpe. Bisogna accettarlo, bisogna andare avanti. Riguarderemo poi il filmato della partita e cercheremo di correggere i nostri errori. Perfetto, dichiarazione da calciatore. Sulla finalità di questa partita, perché sappiamo che sei stato al confine con l'Ucraina, in Romania, e quindi ricordiamo anche per un momento tutte le persone che sono qua con noi questa sera, la finalità del progetto. Sì, io credo che veramente non serva tantissimo per noi che siamo fortunati a mostrare un pochino di solidarietà, che si può trasformare in vicinanza innanzitutto verbale, perché serve anche ricordare, insomma, che non stiamo combattendo, o meglio non stiamo assistendo a una guerra combattuta in maniera equa. E detto questo, per noi è così bello poter fare così poco, perché noi giocare a pallone è il nostro sogno di quando eravamo bambini, e poter permetterci di aiutare il movimento Shalom e tutte le persone che si muovono per la solidarietà del prossimo in questo momento storico, credo sia la cosa più importante che possiamo fare. Ragazzi, se non avete altre domande, busta al fiatone, io lo farei andare. Non è vero, attenzione, c'è polemica, va bene, Ricky, deve andare a farsi la doccia, poi abbiamo fatto arrabbiare Busta, abbiamo fatto arrabbiare Rigorogeri, grazie Busta, abbiamo fatto arrabbiare tutti, Ciccio, tra te e Benedetta, tutti arrabbiati, vuol dire che abbiamo lavorato bene, esattamente, siamo stati lì, adesso diciamo pure a Sorrentino che ha fatto la guardia. Noi dobbiamo solo ringraziare tutti questi ragazzi che veramente sono presenti con lo spirito giusto. Poi è chiaro che la critica è una critica sempre costruttiva, la nostra, mai denigratoria, assolutamente. E comunque c'è anche tanta gente, visto il tempo, ha fatto bello fino a ieri, veramente è venuta su giù un'acqua per 9-10 ore consecutive, mentre l'acqua si ferma a meno solo di uno, Moreno, che salta tutti, e qui viene anticipato Bassetti dal grande intervento di Boucher, che sicuramente insieme a Ballotta è stato tra i migliori in campo della Shalom. Moreno non si tiene, Ciccio, c'avevi ragione. No, è, ho detto prima, è il prototipo un po' del calciatore moderno, rapido, veloce, intuitivo, dribbla bene, a volte esagera, però... Occhio, perché hanno provato la giocata bastoni Tubarella, la Shalom, grande giocata riuscita quasi fino in fondo, bravissimo ancora Sergei. E poi non prova il secondo tiro. Non riesce a far gol Burdisso. Nico Burdisso ha provato in tutti i modi, anche tu gli hai fatto la parata sul colpo di testa. E dopo la combinazione bella anche con Dainelli. Davvero sta provando in tutti i modi Nico Burdisso a segnare, ma anche stavolta non c'è riuscito. E comunque il secondo tempo dei cantanti sono nettamente migliorati. Questo tu vuol dire perché è uscito Enrico Ruggeri? No. Non solo dal punto di vista tecnico, ma soprattutto dal punto di vista. Di vista fisica, adesso vedi anche l'apporto. Rigore? No, punizione del limite. L'apporto straordinario che sta dando Davide Moro, per esempio, a livello posso fisico. Posso dire prima del replay che per me è rigore? Tanto non c'è il VAR che lo può cambiare. Vediamo un po'. È rigore. Diciamoglielo, manda Benny in campo. Manda Benny in campo. Non possiamo intervenire sulla partita. Manda Benny in campo. Benny, ci senti? Se Sorrentino vuole cambiare le regole del calcio, non c'è il VAR sta partita, non può. Ma noi lo vediamo, facciamo finta di essere al VAR, no? Non possiamo fare il VAR noi. C'è Moro che batterà la punizione, ex centrocampista dell'Empoli, sicuramente uno di quelli che ha aiutato quello che diceva Ciccio Graziani, cioè il miglioramento della nazionale cantanti nel corso della ripresa.
fuori dai Nelli, quindi continuano a peggiorare le cose per la Chalon. Rientra Michelon, ovviamente non è che peggiora per Michelon, ma peggiora perché esce uno dei giocatori più forti della squadra, leader difensivo e anche bravo quando si è fatto vedere in zona d'attacco. Moro prova con la punizione, sul primo palo aggira la barriera che non è stata messa bene, e anche se non è arrivato il rigore è arrivato comunque il gol. 5 pari, pareggio della nazionale cantante, che a un certo punto ha rischiato rimbarcata e che invece si ritrova in perfetta parità. Sai cosa ti dico? Ora la andiamo a vincere. Ma io su 5-3 dicevo questo, con i cambi che stanno facendo c'è il rischio forte, cioè c'era Enrico qui, che la partita vada a finire male per la Chalon. Sentiamo Benedetta con chi sta parlando. Sono con Ubaldo Pantani, che tra l'altro come sempre non è venuto da solo. E quanti siete? I personaggi albergano in me e oggi sento, ora sento le voci. Si può dire? Sì, dicene una. Tipo Allegri che mi direbbe comunque ho fatto buona partita, però guardate sempre il calcio, un gioco semplice. Buona passarla a quello che c'ha la maglia uguale alla nostra. Poi ci siamo complicate la vita spesso facendo le giocate, ma all'altezza, però l'importante è il contributo della partita, il cuore in questo modo. Da portiere a portiere, perché c'è su Stefano Sorrentino. Senz'altro Gigi direbbe che insomma è un grande collega, purtroppo lui ha smesso presto di giocare, io invece gioco ancora, cioè io sto puntando il calcio camminato, insomma sto cercando di farmi la gamba per giocare ancora, insomma. C'è un altro allenatore che adesso è sulla cresta dell'onda, adesso c'è la pausa ovviamente, però è primo in classifica, dice giustamente, però come andranno le cose, mister? È chiaro che poi se si va a cercare quelle che sono le situazioni che si verranno a creare dopo il mondiale, dobbiamo andare a creare le condizioni perché si possa ricreare quel tipo di gioco che abbiamo dimostrato prima di quello che è stata poi la sosta, chiaramente. E come direbbe comunque Inzaghi, c'è rammarico perché eravamo a un passo da fare una grande partita 5-5 e c'è un grosso rammarico che rimane, perché comunque davanti abbiamo fatto bene, dietro abbiamo subito troppo, spiace, e comunque c'è sempre tanto rammarico, insomma. Anche per aver tratto Moreno, che è il bomber. Moreno è la nazionale in campo. Grazie intanto, scusatemi l'intrusione. Io sono uscito, avevo la fascia di capitano, volevo dare la fascia a Dubaldo ed è uscito e quindi l'ho data a Moreno il biondo, ti cercavo. Ma di Moreno in Moreno, Moreno. È sempre l'importante. Ma perché è uscito Moreno? Che la compagnia sia una torre. Sì. Perché è uscito? Ma penso che grazie al mister mi ha voluto fare prendere un pochino di applausi stasera per la prestazione, che ho cercato di far fare anche gol ai miei compagni. Oggi ricordiamo che comunque eravamo in campo per l'Ucraina, grande cuore da tutte le persone che sono venute oggi, anche gli avversari, anche delle persone nello stadio. E io, oltre che i cuori, ci ho messo anche i polmoni, l'ha capito il mister, che infatti a un certo punto mi ha tolto. Sai che sei il cocco di Ciccio Graziani che ti ha esaltato per tutta la partita? Guarda, vorrei tornare indietro nel tempo per poter partecipare a Campioni, potessi. Ha detto che mi avrebbe preso il mister, quindi un grande saluto a Ciccio, che se vuole ancora adesso io vado se ti credo. Grazie mille. Anche questa sera hai fatto una gran bella partita, Moreno, bravissimo. Grazie mille Ciccio, ti adoro. Sei il prototipo del calciatore moderno, rapido, veloce, sai giocare tecnico. Al calcio, tecnico. E sai fare anche i tatuaggi, può servire. Sei rimasto il prototipo, però quindi cioè, a tutto sei fermato, però poi c'è Stefano Sorrentino che dice guarda, è rimasto sono il prototipo. Davvero contento, sono parole davvero incredibili, perché ci metto sempre grande cuore, perché è una soddisfazione giocare in grandi stadi con grandi campioni e per comunque sempre grande solidarietà e motivazione. Grazie Ciccio, un abbraccio forte a voi. Grazie, ci ha dato anche la linea allo studio, beh, fa tutto, fa anche il bordocampista Moreno, veramente gol, assist, rigori procurati, un fenomeno reale nella musica e nel campo da calcio. Nel frattempo qui è 5 pari, siamo a 7 minuti e mezzo dai calci di rigore, ma ci sono degli spazi, delle praterie e c'è modo di sfruttarle, certo che senza Moreno è più difficile. Non c'è dubbio. Diventa. Io invece ho paura, ho l'impressione che si vada addirittura ai calci di rigore, guarda un po'. Però è una possibilità naturalmente che
che è prevista dal regolamento per alzare la coppa, è vero che le occasioni si creano, qui è 4 contro 1 con Davide Moro che recupera palla, può andare dal boss del freestyle che è solo davanti alla porta e segna con il destro, il gol del 6-5 per la nazionale cantanti, che rimonta, che esultano tutti come i pazzi, anche se gli avversari c'è mezzo Empoli, ma la tribuna è saltata in aria, il gol del boss del freestyle, in effetti su assist di Davide Moro, ex Empoli, che in scivolata ha mandato a vuoto Michelon, e poi io mi aspettavo, che ne so, un cucchiaio, una pirouette, un colpo di tacco, invece freddo freddo, palla all'angolino, quasi un rigore in movimento, 6-5. È stato bravo perché ha guardato il movimento del portiere ed è stato eccezionale. Ha preso il posto di Moreno in tutti i sensi, anche dal punto di vista realizzativo, ha fatto il gol del 6-5 e adesso per la prima volta dopo 83 minuti di dominio la Shalom è sotto, ma che nel secondo tempo le cose fossero cambiate, Ciccio, modestamente avevamo un po' detto, te l'avevo detto che l'andavamo a vincere. È vero. No, nel secondo tempo sono stati molto, molto più presenti, molto più bravi, hanno sbagliato poco e sono adesso in vantaggio, tra l'altro meritatamente. Spiegazioni tecnico-tattiche ci sono, Benedetta Radelli. Con i fisioterapisti di Shade, il vostro nome? Cristiano. Federico. Vabbè, Shade lo conosci? Eccoci, ciao. Ciao Vito. Ti hanno rimesso in sesto prima della partita? Sì, adesso devo essere rimesso in sesto dopo la partita. Allora, vediamo come operano su di te, forza ragazzi, vediamo. Allora, diciamo che noi nella prima parte, quindi prima della partita, andiamo un po' a riscaldare la muscolatura e attivare tutti quelli che devono essere i muscoli target poi dell'attività. Allora ce ne fossero i muscoli da qualche parte. E poi dopo facciamo un bel lavoro decontratturante, soprattutto andiamo a sentire bene tutta la zona, sia dalla parte alta e in particolar modo la zona che ha lavorato di più durante l'attività. Qual è la zona che ha lavorato di più? Ma devo dire in realtà tutto, per il fiato, i polmoni, perché Dainelli dietro gestiva i tempi proprio alla Busquets, è stato difficile, riuscivano a fare tiki-taka, ci hanno fatto correre tutta la partita, quindi ti direi i polmoni. Sì. È importante essere presenti in queste partite per far capire alla gente e a collaborare anche per i vostri progetti. Tantissimo, tantissimo per lo scopo di queste partite, che ovviamente è un bene superiore, ma tantissimo anche per noi, perché sappiamo che facciamo del bene giocando male, ma facciamo del bene. Bellissima, giocando male facciamo del bene. No, dai, adesso stiamo vincendo. Guarda, sono uscito io, ovviamente siamo andati in vantaggio, però è stata una bella partita, ci siamo divertiti un sacco. Benny, gli puoi chiedere che ha pensato quando Moreno si è mangiato il gol sul suo assist, per favore? Ah, Moreno si è arrabbiato con me per quell'assist, me l'hai data troppo forte, gli ho detto ancora grazie che te l'ho data, non ero neanche sicuro di arrivarci su quella palla, poi dopo è venuto, mi ha chiesto scusa, mi fa no dai, era buona, sono io che l'ho ciccata. Di polpaccio, grazie. Sì, grazie a voi. Grazie, ciao. Grazie a Vito Ciade, che ha fatto una grande giocata. Assolutamente. Non riconosciuto da Moreno, non riconosciuto da Ciccio che ha detto che aveva tirato. No, solo io gli ho dato. Io ho avuto l'impressione in diretta che lui avesse tirato calciando male. Invece poi rivedendola l'azione ho capito che la giocata era quella giusta, allora, perché l'ha cercato. Chiaramente Moreno è il tuo parente, perché ha detto la stessa cosa pure lui, ha detto che gli ha dato troppo forte. Pensate, no, anche uguale tu e Moreno. No, lì ha sbagliato Moreno poi. Però live il tuo primo pensiero è stato quello. Il mio primo pensiero era stato quello che lui avesse calciato in porta non vedendo Moreno, perché mi sembrava la palla un po' troppo forte, a dir la verità. Però poi, rivedendola, ha sbagliato Moreno, perché la palla poi di fatto era anche giusta. Nel frattempo c'è Moreno con Ficconi a terra e quindi Nazionale Cantanti momentaneamente in 10, forse ributta dentro Vito Shade giusto il tempo di un'intervista e poi ritorna in campo. Per me rientra Moreno. Si è stirato. E ora è una bella lotta per chi deve entrare, perché Moreno vuole rientrare. Allora, o Moreno si è andato a fare la doccia e allora le cose sono più serene. Aspetta, che mi sa che Benedetta con un ospite, forse il più elegante che abbiamo visto in questa partita. Benedetta. Attenzione, ti hanno definito l'ospite più elegante che abbiamo visto in questa partita. Troppo gentili, troppo gentili. Capitano della Shalom, della formazione Shalom. Vogliamo parlare della finalità di della partita di questa sera e poi ti passerò l'auricolare per un tuo ex compagno. Ma intanto fa sempre piacere essere in queste cornici, perché nonostante il tempo c'è stata un'ottima affluenza di pubblico e fa piacere come hai detto giustamente per la finalità. Poi c'è anche tanti amici, quindi è un piacere, una serata bellissima. Allora,
c'è l'auricolare e quindi approfittiamo con Dario Dainelli, visto che c'è in postazione anche Stefano Sorrentino, anche le vostre figlie qui con noi, ma tra poco vi dico perché vi sto facendo questa domanda, perché al di là della vostra amicizia, del vostro rapporto, la domanda è: gli hai provato a fare gol da centrocampo? E Stefano è molto arrabbiato per questa cosa e ti ha risposto parlando della Di Petto, se mi ricordo bene com'è andata quella giocata. Assolutamente. Ci ho provato, ma sarebbe stato troppo bello, avrei risultato come neanche in una finale di Champions se l'avessi fatto. Ci ho provato. Ma l'aveva promesso ieri sera, siccome ieri sera eravamo a cena a casa sua, capite? Quindi mi diceva occhio da lontano, occhio. L'ho fatto mangiare tanto per renderlo un po' più pesante, ma non ce l'ho fatta comunque. Però ha fatto comunque una bella partita, questo bisogna riconoscerlo, anche se il quinto gol vostro è stato agevolato da lui, mentre Boucher vuole andare verso i calci di rigore, trattenuto fallosamente, calcio di punizione dal limite, forse l'ultima chance per il 6 pari dal limite dell'area di rigore. Ce la godiamo. Pareggiate Dario, pareggiate? Sì, sì, dipende chi tira. Se tira Burdisso la vedo dura. Ha giocato una grande partita, gli hai dato anche una palla di tacco tu, bellissima a un certo punto. Sì, no, ci siamo divertiti, siamo contenti, come ho detto, una bella cornice, quindi una bella serata. Molto bene, allora, dunque, la situazione è che questo calcio di punizione potrebbe batterlo. Capitan Ventosa, autore della doppietta che ha aperto la partita, si sta mettendo del deodorante, non so perché, o forse l'ha rubata a Fabri, è quello per mettere... No, è la schiuma dell'arbitro. Quello, l'ha rubata a Fabri. Prova con la schiuma da barba a mettere in difficoltà i difensori, si mette in barriera ma non lo può fare, deve lasciare un metro di distanza, sta mettendo la barba, la schiuma a tutti. Io fossi in voi, Stefano Sorrentino, metterei un po' più di muro davanti, no? Ma la punizione va larga lo stesso e quindi siete salvi probabilmente al 90esimo. Sì. Là adesso deve essere bravo Sergei a far passare sti 20 secondi che mancano. Però l'aveva detto Dainelli, se tira Burdisso è dura, ha tirato Burdisso, destro naturale, di sinistro, palla fuori e adesso è il 90esimo, non so se c'è il recupero. Penso, non lo so, di no. No, recupera. Allora, tanto c'è il lancio lungo nel frattempo con i cantanti che potrebbero andare sul 7-5 con ZV Jackson in area di rigore, c'è Vito Chadé che è rientrato per Conficconi, sono loro a dialogare, ancora Chadé gioca la palla al limite, torna dall'uomo che la sta decidendo, cioè dal boss del freestyle, si ripassa da Bassetti. Mi sa che 149 minuti di recupero. È l'arbitro che vuole andare ai rigori, Moreno sta per rientrare. Finita. Ma arriva il triplice fischio con una rimonta da applausi, la nazionale cantanti vince 6-5, scongiurato il pericolo dei calci di rigore, vincono i cantanti in rimonta dopo l'apertura, il 2-0 di Capitan Ventosa. C'è stata una grande reazione anche un po' per i cambi e soprattutto diciamo per l'uscita di Stefano Sorrentino, alla fine hanno vinto i cantanti. Assolutamente no, ma devo dire che il secondo tempo dei cantanti mi ha stupito. Entusiasmante. Sono stati molto bravi. E tra l'altro hanno vinto poi di fatto meritatamente. E allora è finita così: 6-5 per la nazionale cantanti. Ma ha vinto il pubblico di Empoli, ha vinto la solidarietà, 52.000 euro quasi di incasso. E quindi direi che siamo molto, molto felici. Ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato, che hanno collaborato. Grazie a Ciccio Graziani, grazie a Stefano Sorrentino, grazie a chi è andato in campo e chi ha organizzato tutto anche per Sport Mediaset. Grazie da Riccardo Trevisani. È finita così: hanno vinto i cantanti 6-5. E adesso dal campo la premiazione con Benedetta Radaelli, Ciccio Graziani e tutti i cantanti. E la shalom. Italia! No! Io ho creato gli uomini e loro ricompensano il mio amore con la sfida! Tu sei nato per uccidere il Kraken. Il figlio di un dio. Questo figlio non ha amore per me. Con il cuore di un uomo. Se devo farlo, lo farò da uomo. Ma tu non sei solo un uomo. Su Italia 1. Questa è la fine. Questo è solo l'inizio. Scontro tra titani. Mercoledì 21 e 20. Italia 1. Libera il Kraken. Fin dai nostri primi passi, abbiamo sentito il bisogno di muoverci. E continuiamo a trovare modi per farlo sempre meglio. La Hyundai Power Your World. Hyundai Tucson Plug-in Hybrid, fino a 6.500 euro di vantaggi, solo con permuta o rottamazione ed eco bonus statale. Wow wow! Avete sentito? È Duracell Optimum! La nostra batteria alcalina più potente di sempre! Fornisce ai dispositivi come te extra potenza, per finire lavori come questi in un attimo! Duracell Optimum, la nostra potenza di ultima generazione!
Il sistema immunitario ha bisogno di essere nutrito in maniera specifica per agire con efficacia. Io uso Resvis Forte. Con la combinazione sinergica di resveratrolo e lattoferrina, grazie all'alto dosaggio di vitamina C, A e zinco, nutre il sistema immunitario. Resvis Forte. Nutri il tuo sistema immunitario. Il Notino Black Friday è arrivato. Acquista subito prodotti per la tua bellezza su Notino e non perdere sconti fino al 30% sui prodotti e marchi più popolari. Ad esempio, Clinique, Schwarzkopf Professional o Lalique. Basta inserire il codice Notino nel carrello. Notino. Baci Perugina, amore e passione. Scopri l'intensità della nuova Limited Edition firmata Dolce & Gabbana. Dona un farmaco e fai partire una catena di solidarietà che arriva ovunque. Vicino a te, ma anche dall'altra parte del mondo. Dal 18 al 25 novembre, sostieni Fondazione Francesca Rava e aiuta i bambini in povertà sanitaria. Vedrai che effetto ha la tua donazione. Fondazione Francesca Rava, da 10 anni, in farmacia per i bambini. A tutti i Meister. Crediamo nelle idee mai pensate e siamo pronti a tutto, anche quando tutto cambia. Congeliamo ogni attimo. Ci basta uno sguardo. Per te, per noi, per la notte. Be the Meister. Jägermeister. Tiscali libera l'amore per internet perché ha tutte le tecnologie di connessione e offre la migliore a un prezzo uguale per tutti. Solo 24,90€ al mese, anche a casa tua. Scopri di più. Chiama il 130 o visita i negozi Tiscali. I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che dona rapido sollievo riducendo dolore e infiammazione. Proctolin ti rimette in circolo e con Integra Plus Forte sostieni la funzionalità del microcircolo venoso. Su Italia 1 sincronizziamo gli orologi. Parte una crociera speciale. Dove andate, scusa? Amicizia. Divertimento. Ogni angolo deve sussurrare disperazione e amore. Questa cosa che sento qua dentro, io non credo di averla mai provata. No. Io ti amo. Con Lodovica Comello, Nicolas Vaporidis, Nicolas Zerbini, Erika Del Bianco, Gennaro Cassini. Non ci rendere a vedere qui, torniamo a lavorare, su. Tipi da crociera, da lunedì 21 novembre alle 18:20. Premia il presidente di Givova a Canfora e per questa grande serata. Una bellissima serata, ha vinto la solidarietà con la nazionale cantanti, un gesto bellissimo, veramente siamo felicissimi perché abbiamo dimostrato con i fatti si possono ottenere grandi risultati in un momento difficilissimo. Loro sono stati bravissimi, hanno dato il massimo e siamo felicissimi che la nazionale cantanti ha vinto e abbiamo avuto anche un bellissimo riscontro, tantissimi bambini, tantissime famiglie, una vittoria. Una vittoria in rimonta, tra l'altro Ciccio, è stata una bellissima partita, questa sera in un'ottima cornice di pubblico, nonostante la pioggia, sì, è andato tutto bene. Benedetta, ci siamo divertiti, ma soprattutto lo scopo benefico e l'impronta che abbiamo dato a quella maledetta guerra, noi vogliamo che questa guerra finisca al più presto. Grazie Empoli per come ha risposto, nonostante le situazioni atmosferiche, ma viva tutti voi, viva tutti noi e viva la pace. Intanto un contributo importante, questi sono i soldi che sono stati raccolti per questa serata, verranno costruite delle case dove i rifugiati a Leopoli potranno andare, quindi complimenti questa sera sia alla nazionale cantanti che ha vinto la serata, ma non solo, anche ai campioni del cuore della Onlus. Shalom. Bene, siamo felicissimi indubbiamente, io francamente vi dico che facevo il tifo per tutte e due pur essendo l'iniziatore di Shalom, ogni volta che c'era un gol quasi ma è stata una cosa dove giustamente qualcuno l'ha detta, stravinto la solidarietà e la pace, e guardate una cosa, mentre qualcuno distrugge
noi stasera abbiamo costruito. Alziamo la coppa al cielo per i vincitori. Grazie. Grazie a tutti voi. Buonanotte, alle prossime. Buonanotte. Moreno. Eccolo qua.